Buonasera a tutti gli amici di EternaVerità.com. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Tamo e vi do il benvenuto a questa Una luce nel buio. Come ogni domenica va in onda la nostra rubrica e questa sera avremo due ospiti, abbiamo Francesco Esposito e Andrea Di Leonardo. Andrea ci raggiungerà tra poco, ma intanto salutiamo il nostro Francesco Esposito. Ciao Francesco. Ciao, ciao Francesco. Ciao Francesco, ciao. Ah, devo proprio, sì? Se vuoi, cioè non sei obbligato, voglio dire. Cioè, ho capito che ti ho trascinato secco qua, però voglio Esatto. dire. Sono contro la mia volontà, Ecco. quindi chi vuole può venirmi a salvare. Ok, perfetto. Benissimo. Cominciamo bene, benissimo. Allora, Grande. aspettando Andrea Di Renato, aspetta che c'è qualcuno che vuole dirti qualcosa. Ah, vai. Ciao Francesco, Ciao Serena. grazie per essere qua con poi, insomma, anche se Grazie a ringrazio a voi nome di per questo rapimento, vi ringrazio. Esatto. Non avevo nulla da fare stasera, quindi ho detto, ah sì, dai, facciamoci rapire. Beh, insomma, io credo che tante persone che ci stanno ascoltando sia sulla piattaforma di YouTube che sono anche collegate nel forum siano molto felici di questo rapimento e credo che ci ringrazieranno. Bene, bene, mi fa piacere. Hanno un senso dell'orrido allora se aspettavano me per potersi gustare una serata, però dai, dai, Ho ognuno ha i propri gusti. capito, però sorridi, sorridi. Sorridi, dai, ma tu lo sai che io sono molto critico nei miei confronti, quindi. Lo so, ma sei sempre un bel ragazzo, quindi. Cavolo, porca miseria. Allora, no. È la tua mente che è un bagaglio di conoscenza incredibile. Anche perché voglio dire, non è che ci siano tante persone che hanno passato la vita come te a studiare queste cose che diciamo, potrebbero sembrare, chiamiamole pallose, ma non lo sono assolutamente, perché sono cose veramente spettacolari, perché poi quando li vedi da un altro punto di vista, da un'altra ottica, diventano veramente delle cose, essendo che sono cose che ti cambiano la vita, diventano appunto. Cambiano completamente punto di vista, no? Sì, no, ma So che ho detto assolutamente tutto, ho detto niente, allora mi spiego. Quando siamo abituati a crescere con una determinata dottrina, quando arriva uno come Francesco Esposito e ti dice che il Cristo è illegittimo, sì. Ah, ti certo. spiazza un po', ecco, diciamo così. Ecco, mi sono spiegato meglio, è che mi ero impappinato. Prego, È come prego, dicono a Serena. Roma, ma che stai a di, capito? Francesco, c'è subito un messaggino per te sul forum da Gabriele Ehi, Raguzzi che vai. dice Esposito for President e Angela Stella La Rosa dice approvo. No, ma perché volete farvi del male in questo modo? No, no, assolutamente no. Tranquilli, Io non vi preoccupate. Mi piace ringrazio rimanere Serena. dietro le fila. Come scusa? Ah, Mi piace rimanere dietro le fila, insomma. ecco, io ringrazio Serena Pattaro per il caffè caldo, appena uscito dalla moca. E dopo questa, diciamo, possiamo partire con la nostra puntata, la trattazione. La trattazione stasera, l'avevamo annunciato qualche tempo fa, che volevo parlare un po' dell'Apocalisse, no? Perché comunque, per quanto mi riguarda, poi voglio dire, io ho una visione dell'Apocalisse, poi ci possono essere persone che ne hanno un'altra. La mia domanda era, inizialmente, no? Proprio parlando di questo argomento, che visione avete? Allora, io adesso vi faccio questa domanda. Che visione avete voi dell'Apocalisse? Cioè, quando viene nominata la parola, viene pronunciata la parola, stasera sono dislessico al massimo, quando viene pronunciata la parola Apocalisse, nella vostra mente, quali sono le immagini che arrivano? La considerate la resa dei conti di Dio, il giudizio universale? Fatecelo sapere. Intanto, mentre voi scrivete, Francesco ci parla del Cristo illegittimo. Ma non voglio, t'ho detto. Perché mi costringi? Parla. Allora, rapidamente, come Ok, ho grazie sempre detto, Francesco. prego, grazie a Possiamo. tutti, vi saluto. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
Allora, fortunatamente dopo verrà Andrea e porterà serietà a tutto male, questo. Eh. Esatto, perché altrimenti dai. No, mi dici come ti è venuta sta idea del Cristo illegittimo? Allora, che se ne dica, così come il mio primo titolo, cioè il titolo del mio primo libro, anche io un pochino sto rimbambendo con le parole, il secondo anche non vuole essere un titolo che vuole screditare la fede o comunque le convinzioni personali delle persone. Semplicemente il titolo Il Cristo illegittimo deriva da un'analisi che ho fatto, ovviamente fedele ai testi a nostra disposizione, fedele alle fonti a nostra disposizione, quindi quelle evangeliche, quelle extraevangeliche, quelle anche considerate polemiste, sempre con un supporto bibliografico di accademici e anche di teologi rinomati, sono arrivato appunto a quella convinzione che il Gesù della storia, che è completamente distaccato dal Gesù descritto dai Vangeli, cioè il Gesù dei Vangeli ha soltanto alcune piccole, deboli, timide sfaccettature di quello che poteva essere stato realmente il Gesù della storia, dicevo, il Gesù della storia in realtà poteva essere stato effettivamente una persona che ha subito delle delegittimazioni specifiche nella sua vita. No, scusate, mi state dicendo che a 10 minuti dall'inizio della trasmissione ci sono già 104 commenti? Sì, che succede? Hai visto, ragazzi? Va bene, benissimo. Allora, dicevi, scusami? Ho individuato tre delle legittimazioni specifiche nell'arco della sua vita, quindi non della sua vita pubblica, ma della sua intera vita. Come ho sempre detto, rapidissimamente, una delle legittimazioni sociale derivante da un'accusa che gravava sulle sue spalle, cioè quella di essere un figlio illegittimo, una delle legittimazioni politica, che è invece molto palesata nei Vangeli, cioè quella di essere stato sconfitto politicamente, quindi il Messia ebraico che lui stesso incarnava, non quello paolino che era una cosa completamente diversa, il Messia ebraico che incarnava è stato sconfitto, quindi condannato in croce, e quindi morire nella causa messianica significava essere delegittimati automaticamente a livello politico, perché non avevi in realtà effettivamente la protezione del Dio ebraico, in questo caso Yahweh, sempre se effettivamente Yahweh era ancora presente nella scena politica del tempo, però poi casomai ne possiamo parlare anche dopo. È una delegittimazione di tipo storico perché, come ben sappiamo, a partire da Paolo si è avuta quella scomparsa graduale del Gesù storico a favore invece di un Gesù della fede, un Gesù paolino, un Gesù che col Gesù storico non aveva niente a che fare, che aveva, quindi incarnava tanti elementi grosso modo ellenistici, che aveva, diciamo così, tutta la figura del soter, cioè quindi quella figura salvifica per tutta l'umanità, e che ovviamente non aveva niente a che fare con il Gesù storico, quindi a partire ovviamente da Paolo. Quindi ecco perché il Cristo illegittimo, qui non perché lo sto delegittimando io, ma sono gli stessi testi che ci suggeriscono questa delegittimazione. Per coloro che ancora non hanno preso il libro di Francesco, edito dalla Un Editori, Il Cristo illegittimo, il sottotitolo è il seguente: La delegittimazione storica di un uomo sconfitto che è stato fatto diventare Dio. Fantastico. E mi hanno detto anche, per concludere, ma in questo modo cosa ci vorresti dire? Che in realtà Gesù non era Dio? Guardate, io cito, l'ho fatto anche un pochino con il mio primo libro, Il Cristianesimo, un'invenzione di San Paolo, ma soprattutto anche nel secondo, io cito anche teologi che affermavano, alcuni di questi sono anche morti, affermavano e affermano nei loro testi che già nei primi scritti cristiani, come per esempio nelle lettere di Paolo, la qualifica di Theos, cioè la qualifica di Dio, non era assolutamente associata a Gesù. Cioè il fatto di essere considerato da Paolo figlio di Dio non significava una vera e propria figliolanza generativa, è cosa che invece avverrà successivamente dopo con le diverse scuole cristiane all'interno del panorama patristico, sfociando poi nel credo niceno-costantinopolitano che conosciamo tutti noi. Però il discorso poi è molto ampio, andremo fuori dal topic principale di stasera. Quindi, insomma, stiamo capendo, ricapitolando, che
C'è qualcosa, insomma, di illegittimo, c'è qualcosa che non va, perché sera parleremo anche di, cioè, soprattutto di Apocalisse, no? Cioè la resa dei conti di Dio. È una domanda perché questa è, diciamo che per quanto mi riguarda, ci sono cresciuto con questa cosa, no? Sostanzialmente si faceva tutto quello che si faceva perché doveva arrivare questa Apocalisse. O perlomeno questo Armageddon, no? E per questo ho fatto la domanda prima, cioè quando si pronuncia la parola Apocalisse, quali sono le immagini che vengono nella mente dei nostri amici? Chiedo a Serena se ci sono già delle risposte in merito. Il microfono è qua. E te lo metto davanti alla bocca, così. Non solo avevo visto Gianfranco che dice, per esempio, Apocalisse mi sembra un buon sistema per suffragare, amplificare. E Gabriele Laguzzi dice, io ho già vissuto la mia Apocalisse, ora posso vivere serena e non avere più paura. Ecco, fatti spiegare sta cosa da Gabriella. Gabriella, aspettiamo magari il tuo messaggio vocale al numero WhatsApp 380 6, non ricordo più. 7468318. Beh, lei diciamo si dedica ad altre cose. Invece c'è un messaggio di Massimiliano Paleari che dice: sono molto d'accordo con Francesco Esposito per quanto riguarda il concetto di triplice delegittimazione del Gesù storico, ammesso sia esistito. C'è invece una domanda da parte di Enrico. Ammesso che Gesù fosse Dio o uno di quelli che stavano in cielo, avrà conosciuto Yahweh? A voi. Se mi dite che devo rispondere, rispondo. Vai. Sono a vostra disposizione. Allora, no, come ho detto prima, siamo sicuri che Yahweh fosse ancora, diciamo così, in campo politico al tempo di Gesù? Je credo di Beh, no. tu credi no? No. Moi aussi, mon ami. Tu pensi di sì? No, no, anche io Ah, anche no, penso, anche io scusa. la stessa cosa. Avevo Nel capito, moi senso. sì. No, 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 moi aussi. Io purtroppo io e il Ok, francese siamo stati separati alla nascita, quindi lo parlo in maniera abbastanza tremebonda, diciamo così. guarda, ti spiego subito. Se noi pensiamo, no, che dopo l'esilio babilonese, quindi con il rientro di gran parte del popolo di Israele nel territorio palestinese, ci sia stata, così come dicono anche i più importanti esperti di, diciamo così, di storia, non solo di storia dell'Israele antico, ma anche di storia del cristianesimo, cioè che è avvenuta una spiritualizzazione delle promesse divine, perché noi ci ricordiamo esattamente quello che Yahweh, o chi per lui, nel periodo abramitico, aveva promesso ad Abramo stesso, cioè io ti donerò una terra che va dal Nilo all'Eufrate, quindi, diciamo così, un bel fazzoletto di terra, che è più una tovaglia Diciamo che è da tavola. più grande di Non un è un giardino, fazzoletto, ecco, diciamo così. diciamo così, ecco. Vediamo però che queste promesse non sono mantenute, e quindi è avvenuta una riflessione profonda degli scritti dei padri e una riflessione profonda anche sulle promesse che appunto sono state spiritualizzate. In quel caso, Yahweh dov'è finito? Perché ne abbiamo l'ultima traccia effettiva di Yahweh, l'abbiamo nel libro di Ezechiele, quindi durante il periodo dell'esilio. C'è una particolarità interessante, cioè che durante l'assedio di Gerusalemme per mano dei Romani, un attimo prima, all'inizio dell'assedio, come ben sappiamo da Giuseppe Flavio delle Antichità Giudaiche, così come sappiamo anche nelle storie di Tacito, libro quinto, sappiamo che all'interno del Tempio vi erano tante divinità, perché appunto in Giuseppe Flavio abbiamo questa voce forte che proviene dal tempio e dice: noi lasciamo questo luogo, e poi tanti carri celesti che sorvolano il cielo di Gerusalemme. Tacito è più specifico, e cioè dice che le divinità stanno lasciando questo luogo. Quindi dobbiamo pensare che vi fossero più personaggi all'interno del tempio che quindi dettavano legge? Prima domanda. Seconda domanda: visto che Gesù dice che, come ben sappiamo nel Vangelo di Giovanni, per esempio, il Padre nessuno l'ha mai visto, ma non è solo questo.
lo stesso Marcione ha individuato, Marcione era un capo di una scuola cristiana che poi divenne la scuola marcionita, secondo secolo dopo Cristo, affermava e notava questa discrepanza, così come anche molti altri gnostici hanno fatto, questa discrepanza fra il Dio dell'Antico Testamento, Yahweh, e il nuovo professato da Gesù. Quindi il Dio cattivo e il Dio buono. Quindi magari anche in questo caso Gesù stava riferendo a un altro El, e quindi Yahweh non era neanche in questo caso presente, un'altra traccia, un altro indizio? Io come sempre pongo le domande e a voi la risposta. Sei entrato soltanto stasera su Eterna Verità Channel e ti accorgi che stiamo dicendo delle stronzate? Sì, è così. Esatto. Dico questo, è il nostro perché... marchio di fabbrica. Esatto. Stronza. Quindi esatto. Cambia canale se non sei d'accordo. No, stavamo discutendo tra Francesco, me e Serena prima della diretta, che insomma si dicevano, si parlava un po' del libro di Francesco e si diceva, Francesco ha esordito con questa espressione, sì, ho scritto le mie stronzate, no? Così, e io ho detto, ma guarda Francesco che è da 2000 anni che ne sentiamo, no? di cose apparentemente non vere, no? Ecco, usiamo termini rispettosi. E poi abbiamo constatato insieme che magari se cominciassimo a anche noi a dire delle stronzate, magari la gente si avvicina, ed è paradossalmente quello che sta succedendo, perché se ti metti lì a dire noi abbiamo la verità o stiamo cercando la verità, no, noi facciamo solo le nostre piccole ipotesi, molte delle quali possono essere stupidaggini, però alla fine magari con le stupidaggini si sono costruite intere credenze, quindi voglio dire, possiamo fare anche noi il nostro, cerchiamo però di fare di meglio noi. Allora io ti dico una cosa, alle 21:21, quindi doppio numero magico, diciamo, alle 21:21 Massimiliano Paleari, quindi ancora prima della diretta, vi ha mandato un messaggio vocale su WhatsApp. Quindi e tra l'altro ce n'è uno anche di Gabriella Laguzzi, che sicuramente sarà la risposta alla domanda di prima. Però il messaggio di Massimiliano lo ascolteremo quando arriverà Andrea, perché è una domanda per entrambi. Perfetto. Tieniti pronto perché stasera andiamo a... credo che sia molto scoppiettante come puntata. E volevo dire, no, questa cosa. Ora, anche l'Apocalisse, tu hai scritto il Cristo è illegittimo. Sì. Ora, sta Apocalisse che ha terrorizzato per secoli tantissime persone, perché quando si parla di Apocalisse si parla sostanzialmente della descrizione dell'ultimo libro della Bibbia, e questo libro non è che dica delle cose molto belle, no? Molto rassicuranti. Vogliamo iniziare a parlarne un attimo? No, innanzitutto parliamo del suo autore. Allora, sì. Io comincerei sì da questo, e comincerei anche dal concetto di Apocalisse, cioè la letteratura apocalittica. Pongo questa domanda e poi casomai risponderemo dopo, prima faccio soltanto questa domanda così. La letteratura apocalittica era una letteratura, è stata una letteratura nata esclusivamente nel Nuovo Testamento o vi era anche prima? Quindi è esclusiva soltanto dei cristiani l'Apocalisse, o anche prima gli ebrei avevano una propria letteratura apocalittica? Però la metto così in sospeso per ora. Vuoi già la risposta? Io come vuoi, io... No, dico, tu hai già una risposta tua. La risposta sì, ce l'ho, però dato che non voglio sottrarmi alla tua domanda, io l'ho buttata così. Casomai, se ci sono poi risposte nel forum, rispondo nel forum. Benissimo. Comunque... Tornando a noi, l'autore viene individuato come lo stesso autore del Vangelo di Giovanni e delle tre lettere a lui relative, quindi lo stesso Giovanni Apostolo, che era stato così messo alla sordina, come posso dire, sto avendo problemi con l'utilizzo delle parole in questi giorni. No, ma non pure so io, quindi sarà non una so dislessia. Non so se il caldo o la tua influenza, non lo so qual è il motivo, però. Non preoccuparti.
No, e credo che sia una cosa comune, perché anch'io stasera sono molto dislessico e praticamente mi escono pensieri sconnessi, quindi ecco perché il tema dell'apocalisse, insomma. Ah, ecco, cioè, certo, così possiamo facciamo tutto quello che non abbiamo fatto, perché tanto, voglio dire. Bene. Comunque, era stato allontanato, diciamo così, dal, c'è un termine specifico che mi viene adesso in mente, era stato allontanato dalle autorità competenti, autorità romane in questo caso, e portato quindi, come ben sappiamo, sull'isola di Patmos. Così vuole la tradizione, ovviamente. E insomma, è qui ha cominciato quella che è questo tipo di letteratura, un documento interessante, che è l'Apocalisse di Giovanni. Senza dimenticare però un'altra cosa, è che l'Apocalisse di Giovanni ha come datazione più o meno l'inizio del secondo secolo, e allo stesso tempo, più o meno coevi, vi erano altre apocalissi. Pensiamo per esempio all'Apocalisse di Pietro, che è della metà del secondo secolo. Quindi non esisteva soltanto l'Apocalisse di Giovanni, esistevano comunque altre apocalissi. Ma diciamo, fermiamoci soltanto a questa per ora, fermiamoci all'autore Giovanni. Come abbiamo detto prima, Giovanni, no, è l'autore, secondo tradizione, del Vangelo relativo, anche se all'interno del Vangelo stesso non viene mai menzionato, per esempio si dice il discepolo che Gesù amava è l'apostolo Giovanni, peccato che nel testo non venga mai detto, quindi non è mai palesata questa cosa, così come quindi gli altri autori dei Vangeli, che sono puramente convenzionali, anche Giovanni lo è. Addirittura nelle varie polemiche che i padri della Chiesa facevano con le varie scuole cristiane, ve n'era una che voleva una critica che era nata tra il secondo e il terzo secolo in ambiente latino, che voleva addirittura l'autore del Vangelo di Giovanni un avversario dello stesso evangelista. È un'informazione, per esempio, che ci viene data, per esempio, in ambiente romano. Il cosiddetto maestro gnostico Cerinto. Però, insomma, come possiamo vedere, insomma, l'ambiente giovanneo era molto vario, era molto, diciamo così, molto variegato. Anche perché, una cosa molto interessante, Ireneo di Lyon, che è stato il primo che sostanzialmente ha introdotto all'interno del canone il Vangelo di Giovanni, proprio perché prima di allora era considerato fin troppo gnostico da determinati autori patristici, tant'è che non veniva neanche menzionato addirittura, basti pensare per esempio a tutta l'area ellenistica come per esempio Giustino, Atenagora, Taziano, l'Apocalisse fino al terzo secolo, anche inizio quarto secolo, non viene preso in considerazione, ed è un dato estremamente interessante questo, non perché non venisse considerato un testo comunque ispirato, ma era fra quei libri, come per esempio anche il Vangelo di Pietro, che è più o meno coevo al Vangelo di Giovanni, comunque se non lo è di 20 anni successivo, secondo quelle che sono le ultime datazioni, il Vangelo di Pietro faceva parte di quei testi, per esempio, così come l'Apocalisse e Giovanni, che non potevano essere utilizzati all'interno di una funzione, ma potevano essere letti privatamente in casa per riuscire a cogliere, per esempio, all'interno di uno studio personale, a cogliere determinati insegnamenti. Poi il Vangelo di Pietro venne considerato successivamente dal VI secolo in poi, secondo decreto Gelasiano, un testo completamente apocrifo, mentre l'Apocalisse di Giovanni venne rivalutata proprio perché associata all'autore delle lettere e del relativo Vangelo. Quindi per ora ci fermiamo qui con l'ambiente giovanneo, e ritorna prepotentemente l'altra domanda, e cioè... Se vuoi rispondo poi, altrimenti se ci sono altre domande dal forum mi fai sapere tu, cioè fermami, cecchinami, vedi quello che devi fare per bloccarmi. E cioè, l'Apocalisse o comunque la letteratura apocalittica è esclusiva totalmente dei cristiani, o invece è esclusiva, o meglio scusami, o non è esclusiva dei cristiani, o comunque era presente anche nella letteratura ebraica? Quindi se vuoi rispondere a questa domanda, altrimenti dimmi tu. Allora, io direi di andare per ordine, dunque. Ok, perfetto. Abbiamo molta carne al fuoco, abbiamo innanzitutto... Perché la domanda, scusami un attimo, la domanda è importante, perché fa comprendere meglio
in che modo poi il termine apocalisse si è trasformato nel tempo e perché poi è stato considerato come associato al sinonimo quindi di fine del mondo, cosa che nell'antichità non lo era comunque, aveva un'altra specifica funzione. Solo per questo ho fatto questa domanda. Ok, intanto ti faccio sentire il messaggio di Gabriella Laguzzi, così okay. Sentiamo cosa dice Gabriella. Sì. Ok Serena, anch'io non mi ricordo il numero, l'ho salvato in memoria. Buonasera a tutti, un abbraccio a tutti, sono Gabriella Laguzzi. Quello che intendevo dire era che ho vissuto un'esperienza drammatica e traumatica in cui ho perso tutto, compresa la ragione. E quando ho ritrovato me stessa e il sentiero della mia vita, era tutto cambiato, soprattutto io ovviamente. Ed è stata la mia apocalisse, veramente, il cielo che è caduto sulla terra, il dolore, la morte, la malattia. Credo che si sia attivata una chiamata da sola mentre c'era il messaggio di Gabriella che andava e continuiamo ad ascoltarlo. Ok. E la guerra con me stessa, la guerra con tutto ciò che mi legava a questo mondo. Quindi sì, ho vissuto la mia apocalisse con tanto di quattro cavalieri. E ne sono uscita fuori e il mondo dopo era nuovo, bello, decisamente degno di essere conosciuto, degno di essere vissuto e degno di essere percorso. Tutto qui. Mua, come direbbe Angela, che saluto caramente, uno smuaccone a tutti quanti. E domani sera Angela sarà nella rubrica Lo specchio di Alice. Scusate, Gabriella sarà nella rubrica Lo specchio di Alice con Serena e Vittoria. Allora, questa era la descrizione di Angela per quanto riguarda il... sì, ce l'ho con Angela. Angela, mai scombussolato con quella puntata che hai fatto praticamente. Gabriella, questo era il punto di vista di Gabriella che ci parlava della sua apocalisse, del suo punto di vista sull'apocalisse. Poi Serena, ci sono altri messaggi? Vocali? Abbiamo uno da Tony che ti chiede. Sì. Serena, verità, Tony. Stavo seguendo il vostro programma su YouTube Live, no? E vi faccio i miei complimenti, è un programma molto carino. Saluto Giuseppe Tamo e volevo fare una domanda per l'ospite Francesco Esposito, no? Per quanto riguarda la figura di Yeshua, maestro, no? Cosa ne pensa dei suoi insegnamenti? Grazie. Grazie a te Tony, prego Francesco. Allora, come scrivo nel mio ultimo libro, secondo il mio modestissimo parere, molti dicono gli insegnamenti di Yeshua, di Giosuè, di Gesù, insomma, come chiamarlo vuoi, molti di questi insegnamenti possono essere stati creati artificiosamente perché comunque derivanti da quel Gesù spirituale, Gesù paolino, e quindi non da Gesù storico. Io, secondo me, ovviamente, quindi è una mia ipotesi. Dato che Gesù ha affrontato, vista quella delegittimazione sociale di cui abbiamo parlato prima, ha affrontato nella sua giovinezza, nella sua infanzia, nella sua giovinezza, l'essere l'ultimo della società, perché essere considerato comunque figlio illegittimo significa comunque essere escluso dalla maggior parte delle pratiche sociali del tempo, non eri comunque ben visto,
Pensiamo a, faccio un esempio, a neanche 100 anni fa, come un figlio legittimo, cioè un bastardo, era visto nella società e come veniva comunque escluso. Parliamo comunque di una società sostanzialmente laica. Immaginate invece una società teocratica come quella ebraica, che quindi vedeva nella legge mosaica tutto l'adempimento della propria vita, come una persona come Gesù, come poteva aver vissuto la sua prima giovinezza e la sua adolescenza. Quindi, a mio modestissimo parere, ha molto empatizzato con gli ultimi, perché proprio conosceva la loro realtà, e quindi gran parte della sua predicazione, che parla appunto degli ultimi, che parla anche per esempio molte delle sue parabole, che parla del riscatto degli ultimi, quindi questa loro rivalutazione sociale continua all'interno delle sue storie. Magari la predicazione messianica che aveva improntato lui era sì finalizzata alla liberazione di Israele dalla dominazione straniera, perché comunque diciamo così, il tipo di messianismo che aveva anche preparato assieme a Giovanni Battista, cosa che descrivo molto minuziosamente nel libro, porta a pensare a quello. Ma allo stesso tempo, forse, sapendo di dover in qualche modo avere l'appoggio popolare, e non solo, e quindi magari anche un pochino discostandosi forse da quella radicalizzazione, da quell'estremismo presente in molti combattenti zeloti, ha cercato anche di ovviamente tentare una rivalsa sociale, non solo politica. Magari era una battaglia che voleva combattere per se stesso, quindi in qualche modo rivendicare se stesso per la società, e allo stesso tempo rivendicare quegli ultimi che insieme a lui avevano in qualche modo vissuto quell'infima condizione di ultimi della società. Quindi, secondo me è accaduto questo, ovviamente è una mia opinione e cerco di supportarla con le fonti a nostra disposizione. Benissimo, io mi scuso già a priori con tutti se non riusciremo a leggere o ad ascoltare tutti i messaggi perché ce ne sono veramente tantissimi e vi ringrazio innanzitutto per la presenza di essere qui e soprattutto per la partecipazione che state avendo, molto attiva. C'è una domanda molto Saluto bella Maria da... Coco che l'ho vista adesso. Ciao Maria. È Ciao Maria. la mia sorelluzza spirituale, non posso non salutarla. Ovvio, 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 ovvio. No, io mi sono soffermato su una domanda di Stefano Parisi, che è una domanda che mi ha sempre affascinato. Più che la domanda, mi ha affascinato la questione, no? Il simbolismo o il carattere di questi personaggi. Stiamo parlando dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, appunto. I quattro cavalieri sono stati ispirati da personaggi esistiti, secondo te? Chiede Stefano Parisi. Allora, anche in questo caso noi dobbiamo, ecco perché secondo me era interessante vedere un pochino tutta la struttura della letteratura apocalittica, perché l'Apocalisse, molti dicono, è una lettura, no, completamente spirituale. Quindi in questo caso i quattro cavalieri dell'Apocalisse potrebbero essere determinati simboli, secondo alcuni, o per altri possono essere personaggi in carne ed ossa che effettivamente alla fine dei tempi potrebbero presentarsi, anche e soprattutto chi crede effettivamente, parlo per esempio della cultura cattolica e quindi chi segue sicuramente qui in tutte le dottrine cattoliche, pensano che i quattro cavalieri dell'Apocalisse si presenteranno effettivamente in quelle forme. E poi dobbiamo pensare esattamente, ma l'autore del tempo che ha scritto l'Apocalisse effettivamente cosa voleva, che messaggio voleva veicolare alle chiese a cui diciamo, questo libro era rivolto? Perché appunto l'autore si rivolge a determinate chiese, ricordiamo, all'inizio dello scritto. E entriamo nel contesto storico del tempo, cosa che dico sempre, il contesto storico è estremamente importante per capire anche i documenti che dobbiamo analizzare. Il contesto storico era quello appunto delle persecuzioni cristiane. Quindi ci troviamo in un momento in cui i cristiani escono effettivamente fuori, perché parliamo dell'inizio del secondo secolo,
parliamo dei tempi in cui scrivevano molti autori latini, come per esempio, pensiamo per esempio a Plinio, o anche a, per esempio a Tacito, in cui i cristiani effettivamente venivano perseguitati perché considerati sostanzialmente atei e portatori di disordini sociali. E anche in questo caso è diverso dai disordini sociali che portavano i cristiani all'interno del primo secolo, sostanzialmente a Roma, perché quello è un altro tipo di disordine sociale molto più improntato alla guerriglia vera e propria, casomai poi ne possiamo parlare dopo. I disordini sociali provocati dai cristiani dall'inizio del secondo secolo erano sostanzialmente disordini che avevano come unica finalità, come unico scopo, la disobbedienza civile secondo quelle che sono alcune pratiche fondamentali per i romani. Prima fra tutti l'adorazione dell'imperatore come divinità. In questo caso i cristiani si definivano appunto popolo puramente monoteista. Parliamo dei cristiani del secondo secolo, anche se in questo caso, ed è una cosa che tratterò nel mio nuovo lavoro, e ci sto lavorando già da prima di Natale sostanzialmente, vedremo come per la letteratura cristiana del secondo secolo, anche in questo caso, non è proprio detto che i cristiani, riconoscessero un solo Dio, pur adorandone soltanto uno, però è un altro discorso. A questo proposito Silvia Giolito ti scrive, quindi secondo l'autore Gesù è veramente esistito? Sì. Ovviamente, come dico sempre, facciamo distinzione fra il Gesù dei Vangeli e il Gesù della storia. Perché Gesù dei Vangeli è una... non voglio sottrarmi alla domanda dell'Apocalisse, la sto tanto mettendo da parte per ora. Il Gesù dei Vangeli è un prodotto derivante dal Gesù della storia, dal Gesù di Paolo, dalle tradizioni derivante dalla fonte marciana, dalla fonte matteana, dalla fonte lucana e poi dalla fonte giovannea, che è sicuramente influenzata anche da dottrine gnostiche puramente ebraiche. Quindi, quando parliamo del Gesù dei Vangeli, dobbiamo considerare tutto questo, ok? Quindi, ricapitolando, sì. Un personaggio costruito. Sì, è un personaggio costruito. È un assemblaggio, praticamente. Sì, perché se noi... Allora, il Vangelo di Giovanni ci presenta un Gesù completamente divino e un Gesù perfettamente consapevole della sua fine. Cioè, il Gesù di Giovanni sa che deve morire per espiare i peccati dell'umanità. Cioè tutto quello che fa, lo fa per quell'unica funzione, unica finalità. Il Gesù di Marco, per esempio, è già completamente diverso. È un Gesù che effettivamente soffre, è un Gesù che sì, fa le cosiddette premonizioni della passione, ma lo fa, se uno legge esattamente l'originale greco, lo fa conscio del fatto che le sue azioni a Gerusalemme, politiche, lo potrebbero portare a una condanna in croce. Come se io dovessi dirti, guarda, se io vado ad assaltare quel carro valori, è facile che mi arrestino e mi mettano in galera. Cioè, è questo. Il carro valori? Assolutamente sì, è il mio sogno. quando uno dice, sì, ha profetizzato, no, non è che ha profetizzato, se io vado a fare quell'azione, è normale che quell'azione potrebbe portare a quella conseguenza, non è un profetizzare. Come dice per esempio Celso nel suo libro Il discorso vero, Celso che è un polemista anticristiano, filosofo medioplatonico, che scrive in risposta a Giustino, secondo molti autori, Giustino Martire, che scrive invece a metà del secondo secolo, Celso scrive un paio di decenni dopo, più o meno, Celso scrive... I suoi collaboratori, gli apostoli, in questo caso però gli evangelisti, hanno scritto di lui che aveva fatto premonizione della sua fine. In realtà gli apostoli, scrivendo che ha fatto premonizione della sua fine, si sono inventati tutto. Cioè, c'erano queste accuse di falsificazione del testo e quindi di costruzione all'interno del testo di quella figura. Quindi, sì, esistito secondo me un Yeshua storico a cui si rifà per esempio il Testimonium Flavianum, ne abbiamo parlato per esempio nella prima puntata sui miticisti, non so se ricordi, del Testimonium Flavianum, abbiamo dedicato più o meno un 40 minuti solo sul Testimonium.
il testimonium, secondo me, ha elementi di criticità, quindi elementi di palese contraddizione, quindi di costruzioni cristiane, ma il fulcro, la base del testimonium, secondo me, invece, è vera e ci presenta effettivamente Gesù della storia, cioè quel rabbì messianista che è stato condannato da Ponzio Pilato e messo in croce, punto. Quindi questo è il dato storico nudo e crudo che noi abbiamo. Messi in croce ovviamente per motivi politici, perché i romani non mettevano in croce per altri motivi. Quindi sostanzialmente è questa la risposta che ho dato a, non mi ricordo il nome purtroppo, comunque era questa la risposta che ho dato a chi ci stava ascoltando. Sì, 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 aspetta che riprendo la domanda. Okay. Era per quanto riguarda l'esistenza di Gesù? Sì, sì, esattamente. Sì, era Silvia. Sì, Antonio Eletto ti chiede ti fa una bella domanda. Ti chiede, Francesco, qualche mese fa ho letto qualche pagina dell'Apocalisse, palloso, sì. Ti scrive tra parentesi, nelle sette chiese ci ho visto i sette chakra, può essere, ma è interessante le risposte che ottiene Antonio sul forum, perché sì. Gianfranco gli scrive, ho i giorni della settimana, luna, Marte, Mercurio, eccetera, eccetera, Enrico continua dicendo i sette chakra, i sette cieli, i sette giorni, i sette peccati, i sette nani, cioè comunque ci sono varie similitudini. Tu cosa ne pensi? Ecco, la risposta che ha dato Gianfranco, mi sembra, è rivelatoria, cioè ognuno nel testo può trovarci i significati che vuole. Ed è quello che ha fatto la Chiesa in questi 2000 anni. Ha detto il significato letterale, levati di mezzo, levatelo, e noi vediamo il significato recondito delle scritture, quello, capito, che voi non potete individuare, secondo modelli allegorici che ovviamente noi conosciamo, non voi, attraverso l'ispirazione divina, e ovvio, quindi ovvio. E quindi attaccatevi al tram. Quindi, esatto, allora sono le 21:20 e tra poco avremo, buona, 22:20. Le 22:20, tra poco avremo anche Andrea Di Leonardo, secondo me ci deve essere qualche polvere sottile in giro in questo momento, sì, sì, perché oppure ci stiamo influenzando a vicenda, può essere comunque, sì. Tra un po' avremo anche Andrea Di Leonardo, quindi ci addentriamo ufficialmente nella trattazione dell'Apocalisse. Allora, tu hai appena detto che la Chiesa o comunque la parte ecclesiastica della cristianità ha ovviamente preso le redini in mano e ha detto alle persone, ok, adesso il significato ve lo diamo noi, voi statevene buoni, quindi togliamo quello letterale. Ma vogliamo parlare un attimo dell'Apocalisse in senso letterale? Cioè, se noi prendiamo l'Apocalisse e leggiamo quello che c'è scritto, cosa troviamo? Allora, se noi leggiamo, allora, anche in questo caso, visto che l'Apocalisse potrebbe essere nata, ripeto, potrebbe essere nata anche in ambienti gnostici, addirittura c'è chi dice che l'Apocalisse, così come il Vangelo di Giovanni, può aver avuto influenze anche nella letteratura apocalittica essena, e come tutti i testi gnostici o comunque tutti i testi puramente settari, aveva un codice di riferimento, quindi per poterlo decodificare, o comunque dove era scritto in maniera molto ermetica. Quindi, io ho sempre considerato una scrittura criptica, cioè comunque esatto. Messaggio in codice, insomma. Esattamente, quindi quando si parla, faccio un esempio, delle bestie dell'Apocalisse, quando si parla del numero della bestia, quando si parla per esempio della Vergine che sta concependo, però la bestia è pronta a mangiare... Adesso ci arriviamo a Rivelazione 12, adesso ci arriviamo. Ok, però ho fatto qui un brevissimo accenno. Tutto questo bisogna sempre vedere nel linguaggio del tempo, ma non solo, e quello è anche una superficie, non solo nel linguaggio del tempo, ma con l'influenza del contesto storico del tempo e conoscendo anche la scuola di riferimento a cui l'Apocalisse di Giovanni si ispirava, allora lì si potrebbe comprendere, secondo me, qualcosa, perché secondo me l'Apocalisse erano messaggi criptici da destinare a quelle sette chiese, secondo cui dava dei, diciamo così, non solo degli indici di comportamento, quindi come comportarsi con determinate situazioni, ma era una letteratura speranzosa, perché la letteratura apocalittica era sostanzialmente quella, una letteratura
rivelatoria, di rivelazione, che poteva anche avere dei significati escatologici, quindi dei significati anche oltre vita, però come puro senso di far rilassare, diciamo così, anche tutti quelli che leggendo aspettavano i tempi maturi e quindi per cercare in qualche modo di caricarli. È un pochino come succede per i guerrieri estremisti, no? Gli si promette il paradiso. Allora, aspetta. Però, io ti leggo. Rivelazione o Apocalisse, capitolo 1, versetto 1. Okay? Okay. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per le cose... E Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Aridaglie, no? Direi io. Perché io quando leggo il tempo è vicino, mi viene da andare a prendere la scrittura di Luca 21:8, che cito testualmente. Luca, ve la prendo proprio in diretta così. Luca 21:8 è bellissima, anzi partiamo proprio dai versetti precedenti al versetto 8 e partiamo dal versetto 5. Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed egli disse: verranno giorni in cui tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Versetto 7. Essi gli domandavano: maestro, quando verranno dunque queste cose? Quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Versetto 8 di Luca 21. Gesù risponde e gli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno nel nome mio dicendo sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Ogni riferimento è puramente casuale. Comunque. il bello è che non è casuale, perché questo, piccola parentesi, questo brano di Luca, ma ve ne sono anche molti altri simili, per esempio anche in Matteo, è un chiaro riferimento alle tante scuole cristiane del tempo. Esatto. Che rivendicavano, così come faceva Paolo indegnamente, rivendicavano una paternità del messaggio divino, in questo caso del messaggio del Gesù della resurrezione. Quindi la scuola di Luca, in quel momento la tradizione lucana, diceva ai suoi: guardate che molti diranno che il tempo è vicino, che molti verranno nel mio nome, ma in realtà sono io che vi dico la verità. No, io della tradizione di Luca, che poi bisogna vedere dove esattamente è nata, con quale maestri, con quale insomma così mentalità la tradizione lucana, però è quello il motivo, il significato di quel passo. Francesco, sfatiamo un attimo subito sto mito. Che significa il tempo è vicino? Che cosa doveva succedere in realtà? Allora, anche in questo caso bisogna comprendere il linguaggio, perché molte volte il linguaggio, determinati tipi di linguaggio venivano utilizzati impropriamente da determinate scuole, in questo caso scuola lucana, ma magari derivavano da tradizioni più antiche e quindi venivano riutilizzate per dare anche maggiore validità alle proprie dottrine. Faccio soltanto un esempio, il famoso, che cito sempre, il famoso Maranatà, citato da Paolo, e poi citato anche successivamente, per esempio, nei testi, per esempio, come la Didache, puramente giudeo-cristiano. Testi come? Scusa, non si è sentito. La Didache. Didache. Sì, l'insegnamento dei 12 apostoli, che è più o meno coevo agli ultimi Vangeli, quindi okay, fine primo secolo, che è un testo giudeo-cristiano che ha influenze essene, secondo anche quanto scrive il sempre mai poco citato Jean Anielou, teologo. La Didache
così come Paolo, utilizzava il termine Maranatà. Quel Maranatà significa appunto un esortativo che significa vieni signore fai presto. Paolo, così come dicono molti critici del Nuovo Testamento, lo ha ereditato dalla tradizione apostolica, ma la tradizione apostolica lo diceva secondo un motivo specifico, perché esattamente la comunità apostolica credeva fortissimamente che Gesù era pronto a ritornare in quella stessa generazione. E quando Paolo vedeva che la generazione stava morendo, ha cominciato ad introdurre la dottrina della resurrezione dei corpi. Peccato che ai tempi della Didache, quindi parliamo della tempi del fine primo secolo, quando quella vecchia generazione era totalmente morta, il Maranatà ha assunto una valenza differente. Era sì, vieni Signore, fai presto, ma in quel caso, mentre ai tempi apostolici quel vieni Signore, fai presto era con la convinzione che Gesù sarebbe arrivato subito, immediatamente, il Maranatà invece, utilizzato ai tempi della Didache, era sì, vieni Signore, fai presto, ma senza sapere esattamente quando il Signore sarebbe arrivato. Quindi anche in questo caso il tempo è vicino è una terminologia che veniva molto utilizzata nella letteratura apocalittica. Se noi per esempio prendiamo i libri del profeta Daniele, quindi dell'Antico Testamento, che hanno cominciato a introdurre la letteratura apocalittica all'interno della letteratura ebraica vetrotestamentaria, si pensa che i libri del profeta Daniele si sono stati scritti poco dopo il periodo della guerra dei Maccabei, quindi poco dopo per esempio gli eventi di Antioco IV Epifane e quindi anche dopo la morte per esempio di Giuda Maccabeo, era stato scritto per esempio il libro di Daniele quando si stava combattendo una battaglia ferocissima fra gli ebrei intransigenti della Palestina, quindi che fondavano nella Torah e nella circoncisione la loro identità, è la cultura ellenistica, che veniva introdotta invece dai sovrani stranieri all'interno della Palestina, cultura ellenistica che avrebbe, diciamo così, distrutto totalmente la tradizione mosaica, circoncisione compresa. Il libro di Daniele stava dicendo i tempi sono maturi, i tempi sono vicini, peccato che poi, quando i tempi non sono stati maturi, come ben sai, è accaduto quel cambiamento di data, divenendo quelle famose 70 settimane di anni. Esatto. Ok. Quindi Luca, può essere che Luca ha utilizzato questo tipo di linguaggio, il tempo è vicino, o che comunque c'erano alcune cellule cristiane che stavano utilizzando questo termine, forse impropriamente, o forse no, se magari per esempio erano cellule cristiane che si rifacevano alla cultura apostolica, quindi il famoso Maranatà, no? Di cui abbiamo parlato prima. E quindi in questo caso questo tempo è vicino fa parte appunto di quella letteratura apostolica che è, scusami, apostolica apocalittica, che, ripeto, a seconda del tempo in cui veniva utilizzato aveva un significato differente. Però l'importante è che si considera questo, che non era estraneo alla letteratura apocalittica, questo no. Però, ripeto, dipende dal significato che quel tipo di scuola voleva dargli in quel momento, in quel preciso contesto storico, sociale e politico. Allora, si parte dal presupposto che Apocalisse parli della... allora, partiamo dal presupposto che Paolo già parla di una nuova città santa, no? Che Dio ha costruito per appunto... perché è chiaro che gli scritti dell'Apocalisse sono influenzati dall'Antico Testamento. Sì. E... molto dal profeta Daniele, appunto. Esatto, ma anche da Isaia, perché in Isaia si trovano molti riferimenti a questa città santa. Ti cito alcuni versetti. La Gerusalemme celeste, tu dici. Esatto, la Gerusalemme celeste. Isaia 51,16 dice: io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra e per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Isaia 65,17: poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra, e non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Isaia 66,22: infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome.
E poi ovviamente il tutto confermato da Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 3, versetto 13, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abiti la giustizia. Quindi c'è questo tema della restaurazione, no? Da qui poi ovviamente tutte le realtà religiose che ne sono venute fuori. Certo. Però anche in questo caso la promessa, non so se c'è Andrea e lo saluto. Sì, credo che sia arrivato. Ah, ok, ciao Andrea. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. Velocemente rispondo, poi lascio subito la parola ad Andrea. Secondo me anche questo concetto della ricostruzione di Gerusalemme, come abbiamo detto prima, no? La cosiddetta spiritualizzazione delle promesse avvenuta subito dopo la cattività babilonese, quindi subito dopo il ritorno dall'esilio. Forse anche in questo caso, magari gli scritti dei padri, in questo caso gli scritti dei profeti, quindi sono cose completamente differenti, gli scritti dei profeti intendevano una ricostruzione effettiva di Gerusalemme, quindi nuovi cieli e nuova terra, però inteso in senso completamente differente da come possiamo intendere noi a livello spirituale. Successivamente, quindi con la spiritualizzazione, quindi con l'inserimento di nuove categorie, in questo caso per esempio allegoriche, spirituali, metafisiche, anche giocoforza per un'influenza fortissima della tradizione ellenistica all'interno poi della tradizione biblica, magari questa cosa ha trasformato qualcosa forse di puramente materiale, quindi un riscatto, una rivalsa politica e quindi una rivalutazione effettiva in materia di Gerusalemme, in una promessa, diciamo, molto più spiritualizzata, molto più, diciamo così, fantasiosa, tra virgolette, senza screditare o essere denigratorio. E quindi è poi da questa trasformazione sostanzialmente. Quindi magari mi stai dicendo che il popolo di Israele non si è mai ripreso dalla cattività babilonese, insomma. Secondo me il popolo di Israele dalla cattività babilonese ha sempre cercato una sua identità. L'aveva trovata all'interno della Torah prima e insieme anche della circoncisione. È una cosa anche che evidenzierò nella prima puntata della rubrica che farò il 15 giugno nella mia pagina, sì. Poi dopo va bene, parliamo, e cioè che è una cosa anche che sottolineo nel mio nuovo libro, e cioè circoncisione e legge erano aspetti totalmente inscindibili per gli ebrei. Perfetto. Peccato però che poi con l'avvento della dinastia dei Seleucidi, poi vabbè, la famosa guerra dei Maccabei, quindi con una tradizione ellenistica sempre più preponderante, quindi poi per esempio con l'influenza anche degli ebrei ellenisti che comunque visitavano il territorio della Palestina, o anche degli scritti di eminenti ebrei ellenisti come per esempio Filone d'Alessandria, questa cosa ha messo in crisi molto gli ebrei. Basti pensare per esempio anche a tutto il periodo rabbinico successivo alla tradizione, alla distruzione di Gerusalemme, che ha portato purtroppo gli ebrei a doversi scontrare fortissimamente non solo dal loro primo nemico, tra virgolette, che era la tradizione ellenistica, ma successivamente anche dai cristiani che rivendicavano non solo il primato della tradizione ellenistica, ma anche in quella ebraica. Quindi poi qui si scenderebbe in altri discorsi, ma è molto lungo, quindi mi fermo qua. Benissimo, allora per introdurre Andrea, intanto lo saluto, ciao Andre, io metterei quella famosa domanda di Massimiliano Paleari, che era per entrambi, quindi ascoltiamo Massimiliano, sentiamo, ormai c'è questo simpatico siparietto e ovviamente lo introduciamo con un effetto speciale. Massimiliano Paleari. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Paleari. Volevo chiedere a entrambi gli ospiti, sia Andrea Di Lenardo che Francesco Esposito, quanto secondo loro ha influito nel libro dell'Apocalisse la letteratura apocalittica ebraica veterotestamentaria. Quali legami, insomma, loro vedono tra queste due cose e perché? Grazie per la risposta. Grazie a te Massimiliano, prego ai due autori. Io in parte ho risposto prima, quindi lascio la parola tranquillamente ad Andrea.
Va bene, grazie. E allora, la letteratura apocalittica giudaica è una letteratura abbastanza tarda. Penso ne abbia forse già parlato prima Francesco, io non ho sentito la prima parte. È una tipologia abbastanza tarda che compare nel periodo, diciamo, nei secoli proprio a ridosso, che culminano a ridosso dell'anno zero. È una letteratura che sicuramente era interessante per tutti quei movimenti cosiddetti messianisti, che attendevano una resa dei conti tra la divinità del popolo ebraico e gli imperi stranieri, delle genti che dominavano sulla terra di Israele. Innanzitutto c'è da fare una precisazione: il termine apocalisse in greco significa rivelazione, quindi quando parliamo dell'apocalisse di Giovanni ci troviamo, secondo me, in una tipologia di testo che ha ben poco di ebraico, almeno per come ci appare, ma non abbiamo motivo di credere che vi fosse stata una redazione precedente, in qualche modo, probabilmente, che ha ben poco di ebraico e che assomiglia molto di più a tutta una serie di testi non giudaici, ma gnostici. Penso alla prima e alla seconda Apocalisse di Giacomo, ma anche ai cosiddetti libri segreti di Giacomo, di Giovanni. Innanzitutto secondo me si discosta molto dal pensiero giudaico. L'autore dell'Apocalisse, la tradizione vuole sia Giacomo, ora Giovanni dell'Apocalisse neotestamentaria. Molto probabilmente si tratta di testi pseudepigrafici, ma poco conta chi sia l'autore realmente. Ciò che ci interessa è capire qual è la visione, la tradizione o la comunità che si rifà alla figura di Giovanni e che ha partorito questi due testi, il cosiddetto Vangelo di Giovanni e la cosiddetta Apocalisse di Giovanni. Non sono opere paoline, cioè il cristianesimo, possiamo dire giovannita, anche se è un termine che ha delle implicazioni anche diverse, non è il cristianesimo di Paolo. Per Paolo Gesù non è il Logos, però sicuramente sia il cristianesimo paolino che il cristianesimo giovanneo, ecco, forse meglio giovanneo, sono molto distanti, secondo me, dal cristianesimo giudaico, o meglio, dal messianismo cosiddetto giudeo-cristiano, anche se cristiano è un anacronismo, perché secondo gli Atti nasce ad Antiochia in riferimento a una comunità, quindi paolina. Comunque, utilizziamo questa categoria di giudeo-cristianesimo, è molto distante. La visione del Logos, che c'è già nell'incipit del Vangelo di Giovanni, è una visione certamente molto più greca che ebraica, così come l'Apocalisse. Quindi delle rivelazioni delle dittature. Pensiamo a come inizia il libro dell'Apocalisse di Giovanni, con la dittatura di queste lettere alle comunità, delle comunità che, come vediamo, sono ecumeniche, sono internazionali, sono tutte proiettate in un contesto che è quello ellenistico, quello dei cristiani cosiddetti ellenisti, per distinguerli proprio dai cristiani invece giudaici. Ed è un'opera prettamente esoterica, simbolica, un'opera che secondo me ha ben poco, anche terminologicamente, di quel giudeo-cristianesimo che si respira molto di più nel Nuovo Testamento, nelle lettere di Giacomo e nelle lettere di Giuda. Quindi secondo me sono dei testi molto più vicini all'apocalittica gnostica che all'apocalittica giudaica. Sai che il microfono era disattivato. Stavo facendo un paio di considerazioni sul fatto delle concezioni alla fine, no? Perché stavo leggendo le domande del forum dei nostri amici. Allora, io parto da questo presupposto, poi passo la parola a Serena che farà sentire altri messaggi vocali e poi andiamo a leggere i commenti del forum, però senza commentarli, perché poi faremo un unico commento generale
sulle domande che saranno più salienti. Io volevo un attimo porre l'accento su quelle che sono le concezioni. Allora, l'Apocalisse, come ha detto Andrea e come ha spiegato poc'anzi Francesco, sostanzialmente Apocalisse vuol dire, viene dal greco, vuol dire rivelazione, cioè qui si sta parlando di un personaggio che è inserito nel testo sacro per eccellenza, almeno per quanto riguarda l'Occidente, quindi le Sacre Scritture e la Bibbia, e questo personaggio ci dice che attraverso un angelo Dio gli ha dato una rivelazione, cioè gli ha fatto vedere delle cose che dovevano accadere nel momento in cui gliele ha fatte vedere, dovevano ancora accadere. Ma si tratta solo di una rivelazione. È incredibile come dopo 2000 anni questa parola invece sia stata completamente modificata al fine di incutere timore, un timore appunto più che timore è terrore, perché alla fine quando si dice Apocalisse, che sarebbe come un amico che dice una cosa, sai, domani tieniti pronto perché succederà questo, no? Anche quella è una rivelazione. Invece questa parola nell'accezione teologica ha preso proprio un accento di terrore, perché comunque si va sempre a aspettare il giorno del giudizio. Ma quello che voglio dirvi è che il nuovo libro che sta uscendo di Angela La Rosa, Alieni e Umani, una questione di contatto, anche lì si parla di rivelazioni. Cioè, anche la Angela ha avuto delle rivelazioni. Non sono messe, introdotte nella Bibbia, ma anche lei ha qualcosa da raccontare di diverso da quello che una persona comunemente può vivere. Quindi vediamo di andare a vedere anche altre apocalissi e adesso tra poco parleremo anche appunto di altri libri, di altre apocalissi come quella di Pietro per esempio, o altri scritti che comunque non compaiono nel canone biblico. Io passo la parola a Serena per ascoltare i messaggi e poi per risponderete ai messaggi vocali e poi leggeremo i messaggi sul forum. Prego Serena. Grazie Giuseppe. Allora, io faccio sentire tutti e due i messaggi vocali che ci sono e poi rispondete. Il primo è messaggio di Maurizio Fedeli. Buonasera a tutti, sono Maurizio Fedeli e volevo soltanto fare una domanda. Sapere il fatto che Gesù abbia detto il Padre mio non l'ha mai visto nessuno, non va a indebolire molto il laccio che esiste tra il Vecchio e il Nuovo Testamento? Grazie, ciao ciao, un abbraccio a tutti. Grazie Maurizio, adesso invece andiamo a sentire quello che è il messaggio di Gianfranco. Buonasera, buonasera a tutti, sono Gianfranco. Ma siamo sicuri che vogliamo avere paura dell'Apocalisse? Nel senso che non sarebbe opportuno pensare ad un finale, o l'ipotesi alternativa è quella che il tutto non finisca mai? Piuttosto a me fa paura questo, che il tutto non finisca mai. Benvenuta l'Apocalisse, qualora i testi antichi ci propongono qualcosa di, come dire, veritiero. Eterne verità, grazie. Grazie Gianfranco. Andrea e Francesco, a voi le risposte. Sì, la prima domanda, quindi che cosa chiedeva esattamente? E come interpretare l'idea di Gesù figlio di Dio, il rapporto tra padre e figlio. No, ma Maurizio chiedeva se praticamente il fatto che Gesù non abbia mai voluto far vedere il padre indebolisca la questione. Ma allora, la questione, il rapporto tra padre e figlio, no? Cioè come Gesù si rapporta al padre, nel Padre nostro, e Gesù appunto chiama Dio Padre nostro, quindi non solo Padre mio. Questo è un primo elemento da tenere bene a mente. Gesù
nel Nuovo Testamento non viene mai chiamato, cioè non chiama mai se stesso figlio di Dio, ma viene chiamato figlio di Dio semplicemente dagli evangelisti, per esempio l'incipit di questo è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, ma Gesù non definisce mai se stesso figlio di Dio, se non appunto per esempio in un passo come il Padre Nostro, in cui però si ritiene figlio di Dio tanto quanto chiunque altro. Questo è interessante perché mostra un Gesù che si ritiene un uomo ebreo, magari un profeta, magari il Messia, ma semplicemente un uomo. E un uomo devoto alla figura di Dio, talmente devoto da, secondo le prescrizioni ebraiche, da non chiamarlo per nome, dunque lo chiama padre. Sull'idea di essere figli di Dio non era una prerogativa quindi dello stesso Gesù, ma qualunque giusto, qualunque tzaddik era, quindi un uomo giusto che apparteneva al popolo di Israele, quindi che si sottometteva alla pratica della circoncisione all'ottavo giorno di nascita, oppure se non ebreo aderiva al giudaismo facendoci circoncidere, ora il caso fosse già circonciso, facendoci circoncidere simbolicamente, apparteneva al popolo dei figli di Dio, che avevano uno status particolare rispetto agli altri Goim, che pure, secondo la tavola delle genti, risalirebbero ad Adamo, creato da Dio, e quindi sarebbero in qualche modo figli di Dio, ma avrebbero uno status particolare in quanto figli di Dio, in quanto proprio appartenenti, ecco, al popolo eletto da Dio. E Gesù non può che considerarsi così, quindi Dio è un personaggio della Torah, e in particolare in Bereshit è un personaggio con cui si relaziona, crea nel giardino dell'Eden, eccetera, ma nei profeti, eccetera, non è che loro, i profeti hanno un rapporto con Dio, parlano con Dio, ritengono di parlare con Dio o affermano comunque di parlare con Dio, di avere un rapporto spirituale con Dio. Così Gesù quando parla con Dio, per esempio quando dice perdona loro, non sanno quello che fanno, è una preghiera come quella che potrebbe rivolgere al Padre, Padre nostro, chiunque altro, o quando dice Elohi, Elohi, lema sabachthani, è un uomo che prega, quindi che si rivolge al Padre suo, cioè il Padre nostro, in quanto devoto ebreo. Questo è il rapporto di Gesù come figlio. Gesù, quando si definisce figlio, non è figlio di Dio, è figlio dell'uomo, che è un'espressione ebraica per indicare un uomo. Pensiamo al passo del puledro figlio d'asina. Sì, ne parlavamo, infatti. Figlio di un'asina e un uomo è figlio di un uomo. È un'espressione semplicemente ebraica per indicare uno della specie umana. No, aspetta, Andrea. Vorrei che spiegassi bene questo concetto, vorrei, perché è stato uno dei concetti più illuminanti che, insomma, di cui abbiamo discusso. Parliamo del figlio dell'uomo. Noi troviamo nel Nuovo Testamento questa traduzione, no? Figlio dell'uomo. In greco, il greco ha una distinzione, che è la distinzione tra l'articolo determinativo e l'articolo indeterminativo. L'articolo determinativo c'è e quello indeterminativo non c'è. E viene tradotto come figlio dell'uomo. In realtà è una traduzione errata, una traduzione corretta dovrebbe renderlo come semplicemente uomo o figlio d'uomo, è la famosa figura che si trova in Daniele, ma questo significa semplicemente uomo, cioè è una peculiarità linguistica dell'ebraismo quello di fare riferimento al genitore. Nel essere umano, figlio d'uomo, per un asino, asino puledro, figlio d'asina, no? Che cosa vuol dire? Ovvio che un asino sarà figlio di un'asina, vuol dire semplicemente è un'espressione per rendere questo, perché ovviamente ogni uomo sarà figlio di un altro uomo e ogni asino sarà figlio di un altro asino, di un'altra asina, quindi è proprio un'espressione tipicamente ebraica. Gesù quindi si rifà alla visione di Daniele come figlio d'uomo, il figlio dell'uomo che poi troviamo nel Nuovo Testamento, nelle traduzioni comuni del Nuovo Testamento, e si riteneva sicuramente figlio di Dio in quanto ebreo, questo sì, e in quanto zelante seguace della legge. Gesù dice: io non sono venuto a cambiare una virgola, quindi Paolo, che ritiene che la circoncisione non sia più necessaria, che ritiene che le norme di cibo, quelle che poi saranno chiamate kosher, non siano necessarie,
non ha nulla a che vedere con il Gesù che afferma: io non sono venuto a cambiare una virgola della legge. Questo il rapporto tra Gesù e il Padre, questa è l'idea che Gesù aveva del Padre. Gesù parla con Dio come qualunque profeta parla con Dio, come qualunque ebreo prega Dio. Tra l'altro, nel capitolo 22, che è l'ultimo capitolo di Apocalisse, al versetto 18, si parte dal versetto 17, dove ci ricolleghiamo a quello che diceva Francesco poco fa sul vieni presto, eccetera, eccetera, vieni Signore, no? Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dall'acqua della vita. Questa scrittura la ricordo con molto affetto, perché nel 1992 Rivelazione o Apocalisse 22:17 era la scrittura dell'anno dei Testimoni di Geova di quell'anno lì del 1992. E quando entrai in questa congregazione mi trovai questa scrittura gigantesca sul muro dicendo lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni. Bellissimo. E il versetto 18, anzi qua ci sta proprio la risata di Nelson dei, dei Simpson. Questa qua, esatto. L'abbiamo detta prima, facciamola anche adesso. Allora, dunque, dicevo, nel versetto 18 del capitolo 22 di Apocalisse scrive: io dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Cioè Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita, della città santa che sono descritti in questo libro. Si parla solo di questo libro, non si parla dell'intero, perché ovviamente i cristiani quando leggono questo versetto intendono questo libro, la Bibbia, ma in realtà l'autore, io non dico Giovanni perché non credo sia stato Giovanni Apostolo, l'autore in questo caso dice chi toglie qualcosa da questo libro, no? Ma dal libro dell'Apocalisse? Voglio dire, ma Paolo di aggiunte di cose ne ha fatte, perché cioè, praticamente si è inventato tutto di sana pianta, insomma. Sì, sostanzialmente Paolo ha, come dicono eminenti esperti, Giuseppe Barbagli, Antonio Pitta, ma anche lo stesso Daniel U, Giovanni Filoramo, insomma, potrei citarne tantissimi. Paolo ha compiuto una decontestualizzazione dei testi antichi e li ha inseriti in nuovi, compiendo quindi una creazione di una nuova dottrina, sostanzialmente. Quest'ultima parte l'ho aggiunta io, non fa parte della citazione, altrimenti partono le critiche a raffica, di chi so io, ovviamente. Oh. e quindi sostanzialmente è questo. Quando io prendo un testo, un testo antico, e lo decontestualizzo dal suo contesto d'origine e lo inserisco in contesti nuovi e propri, cioè che ho creato io in quel momento, dovessi farlo io oggi, mi si accuserebbe di stare inventando qualcosa, cioè di star creando un'opera di finzione. All'epoca era considerata, secondo quella che è l'opinione comune anche di, lo dico questa volta in maniera molto, molto critica, di sedicenti esperti, sì, ma questa cosa si faceva nell'antichità perché era esegesi antica. Ok, allora cominciamo a dire che tutta l'esegesi antica, o comunque gran parte dell'esegesi antica, dell'antichità, che vuole avere valenza di verità assoluta, si fonda sul principio però della menzogna. Perché se io sto facendo quello che ho descritto prima, sto inventando, e non lo sto dicendo che sto inventando, ma lo voglio spacciare come verità assoluta, quindi sto mentendo. Non è un ragionamento secondo me errato, poi ovviamente uno può anche non essere d'accordo, però sostanzialmente secondo me è così. Bene, allora io ringrazio tutti quelli che stanno commentando, perché siete tantissimi, tra poco leggeremo tutti i vostri commenti. Io nel frattempo passo la parola a Serena, perché diamo la precedenza ai messaggi vocali, e ce ne sono quattro, mi hai detto? Benissimo, quindi sentiamo qui messaggi vocali. Sì, allora il primo è di Fabio Conti. Buonasera, sono Fabio Conti, volevo fare una domanda a Francesco Esposito. Secondo lui come mi spiega le contraddizioni che riguardano le affermazioni di Ireneo, quando appunto
dice che l'interpretazione letteraria era quella da privilegiare e andava contro le interpretazioni gnostiche che davano una, diciamo, un secondo, un terzo. Ok, prego Francesco. Allora, attenzione, Ireneo si rifaceva in buona parte alla tradizione di Filone d'Alessandria. Sostanzialmente Filone d'Alessandria cosa diceva? Filone d'Alessandria, allora, la legalizzazione delle scritture non è partita dai cristiani, già Filone d'Alessandria aveva cominciato questa enorme opera di allegorizzazione. Anzi, invito a chi ci sta ascoltando, io l'ho messo anche, l'ho posato come immagine, come foto su Facebook, sul mio profilo e sul mio profilo autorale, un enorme libro davvero enciclopedico, sono più di 2000 pagine, dell'edizione Bompiani, cioè tutti i trattati allegorici di Filone d'Alessandria. È un mattonazzo, concordo, però è molto interessante da leggere. Quindi è un'edizione critica, esiste, quindi c'è la versione greca, la versione italiana, con le note spiegate, quindi è una cosa molto interessante, vi fa capire esattamente in che modo si getta, diciamo così, nell'allegoria un autore come Filone e poi anche autori come per esempio gli autori patristici, scusatemi, gli autori patristici successivamente. E, tornando a Ireneo, come stavo dicendo, si stava ispirando molto a Filone, perché Filone è vero che ha parlato di un'allegoria che era importante per comprendere meglio il testo, ma allo stesso tempo Filone affermava che anche la spiegazione letterale era importante, solo che non bisognava lasciarsi troppo influenzare da quella letterale, perché leggendo letteralmente alcuni passi della Bibbia si scadeva nell'assurdo. Ovviamente qua non voglio entrare troppo nello specifico, però diceva che si scadeva nell'assurdo. Stessa cosa fa stessa cosa fa Ireneo, tant'è che Ireneo e successivamente poi un personaggio ancora più alto come Clemente Alessandrino e ancora più alto come Origene, daranno tre categorie specifiche di lettura della Bibbia: una lettura puramente letterale, una lettura puramente storica e una lettura puramente allegorica, che è l'ultimo passo, l'ultimo step per poter arrivare poi alla comprensione totale e reale del testo. Quindi non si parla soltanto di lettura letterale come importante secondo questi autori, ma è tutto un comparto. La lettura letterale è soltanto un primo passo per arrivare al vero significato della Bibbia, dove l'allegoria invece è l'ultimo, diciamo così, è il traguardo finale. Grazie Francesco. Allora, il prossimo messaggio è di Jessica. Sono Jessica, volevo fare una domanda a chi vuole rispondere. Allora, non lontanissimo da casa mia, in provincia di Trieste, c'è un luogo che è stato scelto nell'arco di 3-4 mila anni, si dice, ma anche di più, da diverse civiltà come area sacra, ed erano anche civiltà che professavano anche religioni molto diverse tra loro. E questo luogo è un luogo naturale, di interesse inizialmente naturale, dove un fiume carsico, il Timavo, torna in superficie dopo decine di chilometri di passaggio nel sottosuolo. Si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quel luogo, però mi limito al tema della serata dell'Apocalisse. Fatto sta che la chiesa che sorge tuttora e che è stata edificata, è una chiesa gotica, quindi del 1100-1200 credo, e fu chiamata San Giovanni in Tuba perché è legata ad una leggenda, di cui adesso non ricordo le fonti, che dice che qui si stabilirono alcuni sopravvissuti al diluvio universale. E sempre qui alla fine del mondo uno dei quattro angeli dell'Apocalisse suonerà la sua tromba, la sua tuba appunto, per far uscire i morti dalle loro. Per questa credenza in passato molte persone importanti della zona vollero essere sepolte, non essere una fila nel... Io devo dire che dentro la chiesa ho trovato molti simboli veramente di origini molto variegate, sto cercando un po' di studiacchiarli, però tra questi c'è proprio il nodo dell'Apocalisse che è riportato su dei mosaici paleocristiani che sono a terra, nella zona dell'abside. Io volevo sapere se gli ospiti conoscono questa storia, ma non solo, se oltre a questo luogo conoscono altre leggende o anche dei riferimenti storici legati ad altri luoghi a cui magari è stato collegato una fra virgolette sede
e la cosiddetta risurrezione dei morti. Grazie. Prego, ragazzi. Secondo me questo è un tipico esempio di cristianizzazione di un luogo precedentemente pagano. Lo stesso nome San Giovanni in Tuba probabilmente deriva etimologicamente da tumba, in quanto luogo di sepoltura. Per esempio vi erano dei lapidari addirittura del secondo secolo avanti Cristo romani, ce n'è uno dedicato a Gaio Sempronio Tuditano, che era il vincitore della battaglia del Timavo, che è appunto questo fiume che scorre sottoterra per poi riemergere. Qui il toponimo Tuba, che viene da tumba, quindi luogo di sepoltura romano, viene poi cristianizzato e interpretato dalla leggenda cristiana come appunto un riferimento a uno strumento musicale citato nell'Apocalisse, quindi connesso a Giovanni, autore dell'Apocalisse, a San Giovanni, proprio come autore di questa chiesa. La chiesa che abbiamo attualmente non è una chiesa gotica, ma precedentemente vi era un'altra chiesa del XII secolo che era gotica, e era un altro rifacimento di una chiesa, già di una basilica paleocristiana. Quindi in realtà non c'è alcun riferimento reale all'Apocalisse, ma una reinterpretazione di un toponimo. Questo è molto simile, abbiamo casi simili in Sardegna, dove c'è il culto di San Jacco. Ecco, San Jacco non è un santo esistito realmente, le agiografie su questo santo peraltro sono contraddittorie, nei riferimenti alle vicende, ai personaggi romani, agli imperatori, anacronistiche e proprio contraddittorie, prive di una logica temporale conseguenziale interna. Ma evidentemente è una cristianizzazione della figura di Jacco, che era un altro nome per Bacco Dioniso. Un altro caso simile ce l'abbiamo nella chiesa della cappella di Roslin in Scozia, vicino Edimburgo, che ho visitato proprio nel mese di settembre 2017. Qui abbiamo le cosiddette teste dei Green Men, degli uomini verdi, simboli di creature legate al paganesimo gaelico, scozzese, celtico, ma reinterpretate poi nella leggenda cristiana come la testa di, quindi esisterebbe un unico Green Man, non più Green Man, che sarebbe lo stesso Adamo, che avrebbe si sarebbe trasformato in un cadavere con una testa piena di foglie, così di ramificazioni, perché dei semi presi al giardino dell'Eden, dati da Dio a Set, figlio di Adamo, nel momento della morte di Adamo, appunto fatti cadere sulla testa di Adamo, sarebbero nati, cresciuti, avrebbero reso verde la testa di Adamo. Evidentemente è una leggenda per reinterpretare una figura pagana che persisteva in una chiesa come quella della cappella di Roslin, e che quindi dovevano essere amalgamati con la successiva, col successivo cristianesimo. Stessa cosa per San Giovanni in Tuba. Grazie Andrea. Allora, prossimo messaggio è quello di Angela La Rosa. Salve a tutti, sono Angela Stella La Rosa, smuac sparsi. Beh, dire che Giuseppe, dire che io ho avuto delle rivelazioni non è assolutamente esatto. Tutto è partita la chiamata, scusate. Lo so perché glielo ho estorto, perché insomma in 40 anni che ho avuto a che fare con loro e che ho a che fare con loro, insomma qualche cosetta l'ho capita, però dire che io ho avuto rivelazioni non è il mio caso. La cosa che ho notato approcciandomi insomma con i testi antichi è che lo stesso tipo di comportamento che questi esseri hanno con dei personaggi ai quali veramente fanno delle rivelazioni è un po' lo stesso di quello che hanno ora i canalizzati
che ne so, i contattati, no? Lo stesso tipo di rapporto, se pensiamo al fatto che questo Dio in realtà non è che parlasse con tutta la gente, no? Parlava solamente con Mosè e insomma era lui che poi tramandava quello che gli veniva detto. Oppure mi viene in mente insomma altri esempi, adesso non voglio scatenarmi le ire di tutti quelli che hanno altri credo, però insomma la maggior parte dei libri religiosi si basano su questo rapporto umano e questi esseri, quindi non è poi tanto diverso. La cosa interessante è che all'epoca almeno il rapporto era molto più diretto, appunto, mentre adesso neanche li vedono, eppure continuano a credere a libri di persone che hanno scritto di questi incontri avvenuti 2000, 4000 anni fa, quando era, insomma, no? Questa è una cosa un po' ridicola, ecco, se posso dire la mia. Un abbraccio a tutti e un abbraccio soprattutto particolare a Francesco Esposito e ad Andrea Di Lenardo. Ciao. Ah, ma infatti qua rispondo io, Angela. Era proprio questo il punto che volevo sottolineare, cioè della serie. In Apocalisse troviamo questo personaggio che dice di aver ricevuto queste rivelazioni, no? Cioè, sostanzialmente noi non è che abbiamo le prove. Lui dice, scrive che Dio tramite il suo angelo ha dato le rivelazioni a Gesù Cristo, eccetera, eccetera, di cose che devono avvenire. È un po' quello che succede, infatti, quello che ho detto, no, ai rapiti, ai canalizzati, cioè ai quali vengono date delle informazioni che non ha tutto il genere umano. E ho citato come esempio il tuo libro, infatti sostanzialmente abbiamo detto la stessa cosa. Era quello l'intento del mio messaggio. Ovviamente era ironico, nel senso che lo so che non hai una rivelazione vera e propria, però ho detto, cioè, allora a questo punto anche un libro come quello di Angela potrebbe essere considerato una rivelazione. Cioè smettiamola di avere l'immagine catastrofica, perché alla fine la parola significa sostanzialmente e qualcuno ti ha detto qualcosa che dovrà avvenire. E ho fatto l'esempio dell'amico che ti dice tieniti pronto perché domani succederà questo, no? È un po' la stessa cosa. Sere, vuoi continuare con i messaggi vocali? Sì, ne abbiamo ancora uno ed è sempre di Tony che aveva mandato un messaggio anche prima. Buonasera a tutti. Allora, sono Tony. Volevo fare una domanda rivolta a Andrea Di Leonardo, no? Andrea, pensi che ci sono create forme di pensiero, tra parentesi egregore, per avere molte energie in confronto alle masse comune e metterli a bada? Grazie. Prego Andrea. Dipende, l'egregore è un, nell'esoterismo per egregore si intende una entità spirituale che può derivare, diciamo, è così una forma di corrispettivo spirituale, simbolico dell'unione dei membri, per esempio, di una loggia, per esempio, utilizzare l'esoterismo nella massoneria, poi comunque i vari ambiti danno dei significati diversi, qui non so, ecco, a che cultura, a che ambito in particolare facesse riferimento l'ascoltatore. Grazie Andrea. Allora, i messaggi vocali sono finiti, quindi io direi di andare avanti eventualmente con quelli che sono i commenti nel forum. Schiarisciti la voce? Perché? Schiarisciti la voce, perché ecco. Please. Allora, io inizio da sopra, quindi ovviamente Antonio Eletto scrive egregora forma di pensiero. Scusa un attimo Giuseppe, chiedo, vado avanti, li commentano poi alla fine? Sì, perfetto, ok, grazie. Quindi ragazzi io vado avanti con i messaggi, poi alla fine eventualmente ai messaggi che non avete ancora risposto magari date le vostre impressioni, le vostre idee.
Allora, Zeus, esatto, Angela non ha rivelazioni ma testimonianze. Testimonianze che, considerandola una persona intelligente e posata, meritano analisi. Continuo a non credere, ma le testimonianze la reputo attendibile. Jessica dice, ovviamente commentando il messaggio e la risposta ovviamente che le è stata data prima, interessante, infatti la chiesa attuale è almeno il quarto tempio sovrapposto a quello originario, che pare fosse dedicato a Diomede e forse anche, neanche quello era il primo. Maurizio Fedeli ci dice, e se il giorno del giudizio riguardasse un giudizio di carattere diverso da quello che credono i fedeli? Gianfranco, la menzogna, il motore del tutto correlato al potere. Risponde Arbin, la menzogna ha uno scopo, che a volte è quello. Risponde di nuovo Gianfranco, riuscire a gestire la menzogna è cosa ardua. Nella mia ricerca di semplicità preferisco pensare di non usarla, ma mi illudo. Scrive poi Victoria Knowledge, Giovanni parla sicuramente di un conflitto tra le forze malefiche e le forze divine. Tutto il libro dell'Apocalisse è un messaggio di vittoria dei fedeli di Dio, ma la guerra di cui si parla non è di ordine materiale, come fece chiaramente intendere Yahushua dinanzi a Pilato e come ribadì Paolo in Efesini 6:17. Allora, sto andando avanti. Gabriella Laguzzi scrive giustamente, ogni millennio sembra aspettare con ansia l'Apocalisse. Marinella, se è rivelazione, ben venga. Probabilmente ne hanno fatto un termine catastrofico per il solito discorso di tenere le persone nella paura e quindi incapaci di chiedersi altro. Zeus. Molti, consciamente o inconsciamente, credo aspettino un'apocalisse, forse intuendo la deriva della nostra epoca e società. Allora. Atlantidea scrive, con l'apocalisse si può fare finta che... Massimiliano Paleari vi ringrazia poi per la risposta che gli avete dato. E Gianfranco, ma la vogliamo o no l'Apocalisse? Manuela scrive, io voglio il Ragnarok. Quindi sto andando avanti. Ok, qua ci sono i saluti. Io nel frattempo voglio anche ringraziare ovviamente tutte le persone che stanno scrivendo sul forum, perché ragazzi state scrivendo tantissimi messaggi e infatti ci scusiamo di non riuscire a leggerli tutti, ma sto cercando di leggere ovviamente quelli principali. E voglio ringraziare di nuovo anche tutte le persone che ci stanno seguendo numerosissime dalla piattaforma di YouTube. Allora, torniamo ai commenti. Antonio Eletto, il tempo è vicino, ma non si sa quando. Senti, mettiamo d'accordo, mandate un'informazione precisa all'universo. Vittoria risponde, più volte Gesù fu chiesto di pronunciarsi su quel tempo, sul giorno della fine, mai lo volle fare. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre. E Gabriella risponde, brava Vicky, hai centrato il punto. Sempre Gabriella Laguzzi. Come per i Vangeli, esistono più apocalissi. Un esempio è dato dal numero della bestia 666, che, secondo il valore numerico delle lettere ebraiche, significava Caesar Nigrum, Nerone. In testi apocalittici più antichi era 661. Altro imperatore romano mi pare fosse Caligola. Questo è interessante come domanda, vorrei sapere poi cosa ne pensano gli autori. Perfetto. Solo una piccola precisazione, 616 forse, non 661, 616 era. Dipende da dove chiami. Ah, ovviamente, certo, ma mi sembra che Caligola chiamasse da fuori Roma, perché... Sì, pare, se me la ricordo, scritto in greco, il numero della bestia non era 666 ma il 616, probabilmente in forma degli errori di traduzione. Sì. E se interpretato... in chiave numerologica, come proprio nella tradizione ebraica, pensiamo alla Kabbalah o alla Gematria,
Questo era il senso, dando ovviamente per scontato che Nerone abbia effettivamente perseguitato i cristiani, cosa che in parte certamente è vera, in parte probabilmente fu ingigantita. Abbiamo menzione di veri e propri pogrom contro i cristiani solamente in Francia, in Gallia, sotto Marco Aurelio, non autorizzati, non voluti dal potere imperiale né dei delegati, ma probabilmente spontanei. Quindi probabilmente fu ingigantito, mitizzata questa persecuzione dei cristiani. Più probabilmente fu un'accusa legata, come ci dice Tacito, legata all'accusa di aver appiccato l'incendio. Quindi non è che era una persecuzione religiosa, ma semmai la persecuzione a un gruppo che era accusato, a torto o a ragione, di aver appiccato un incendio. Poi i cristiani hanno ribaltato l'accusa attribuendola a Nerone. Io ritengo che non vi sia alcun fondamento riguardo questa cosa. Anche lì, l'idea più tarda di Nerone, che suonava la cetra a Roma mentre Roma bruciava, non è possibile. Uno, perché il luogo indicato come il luogo in cui si trovava a suonare la cetra in realtà è un luogo che bruciò, quindi non poteva essere lì. Due, perché in realtà Nerone era fuori Roma. Tre, perché Nerone perse anche proprietà private, quindi ci sarebbe fatto un danno a se stesso. Numero quattro, perché spese immense cifre sue private per ricostruire Roma, per dare sostegno alla popolazione, quindi non è credibile l'accusa mossa a Nerone. E certo, probabilmente le persecuzioni di Nerone contro i cristiani sarebbero come le persecuzioni attuali di un attentatore dell'ISIS. Non è che viene perseguitato in quanto musulmano, viene perseguitato in quanto attentatore. Poi magari i cristiani non avevano appiccato l'incendio, non entro nel merito, perché sarebbe impossibile stabilire così, da un punto di vista, fare un processo a degli uomini del primo secolo dopo Cristo di cui non molto poco sappiamo. Però sicuramente, se Nerone perseguitò i cristiani, non fu per una questione religiosa, ma per una questione probabilmente circoscritta al fatto dell'incendio. Il primo pogrom attestato storicamente contro i cristiani è, ripeto, sotto Marco Aurelio nel secondo secolo. Ma se noi pensiamo anche, solo questa, faccio soltanto questa aggiunta, se noi pensiamo che però qualche decennio prima, sotto Claudio, alcuni ebrei erano stati allontanati da Roma proprio perché stavano facendo, diciamo così, una vera e propria rivoluzione di tipo, non parliamo neanche di rivoluzione, ma proprio un vero e proprio disordine sociale all'interno della capitale, rifacendosi a un certo Christos, che poi la tradizione successiva ha voluto identificare con Gesù. Parliamo per esempio delle testimonianze di Tertulliano. Allora magari questi disordini sociali che avvenivano per mano degli ebrei, perché ricordiamo che al tempo non esistevano ancora i cristiani, come giustamente Andrea ha ricordato, i cristiani sono nati ad Antiochia, quindi parliamo di un territorio completamente lontano da Roma. Allora magari questi disordini sociali derivanti da ebrei che si rifacevano a questo Christus o Cristo, poi bisogna capire esattamente come, magari sono continuati anche all'epoca di Nerone, e quindi questo incendio, magari derivante da questi disordini sociali, magari avevano forse una giustificazione, pensando però ovviamente ai tempi di Claudio. Grazie. Allora, io continuo con i commenti del forum. Danilo Pignattini: rimane sempre il concetto abbastanza semplice che l'Apocalisse, come tutta la Bibbia, è una scrittura circoscritta ai pochi di quel tempo, sempre su esigua minoranza rispetto a tutta la popolazione mondiale. Dunque sono solo affari interni loro, siamo noi che vogliamo dargli un significato universale, volontariamente o involontariamente. Risponde Zeus: potrebbero anche essere storie e tradizioni tramandate da popoli e zone diverse, ma che riportano sempre allo stesso ricordo. Sì, sì. Allora. Io risponderei un attimo a un commento di prima, che diceva: con l'Apocalisse si può far finta che... Allora, innanzitutto si tratta di un testo prettamente simbolico, esoterico. Gesù con una spada in bocca, che gli esce dalla bocca, insomma, quindi un approccio letterale non avrebbe senso. Se però volessimo
interpretarlo, o meglio, proprio leggere quello che c'è scritto, possiamo prendere, che so, Apocalisse 22:17, si legge: lo spirito e la sposa dell'agnello dicono vieni, chi ascolta queste cose dica vieni. Chiaro che abbiamo qua, siamo di fronte a un simbolo, no? Cioè la sposa dell'agnello. L'agnello chi è? Dobbiamo considerare che l'autore di Apocalisse è lo stesso autore del Vangelo, secondo la tradizione. Scusa un attimo, Andrea, scusa un attimo. Signori, aprite bene le orecchie, perché questo è un ragionamento veramente forte, bello. Vai, Andrea. E quindi Apocalisse 22:17, la sposa dell'agnello. Chiaro che un agnello non può essere sposato, quindi è un simbolo. Ecco, come il far finta che se anche volessimo provare ad applicarlo a tutti i suoi limiti, perché l'Apocalisse è un testo prettamente simbolico, e così come anche molte opere profetiche, pensiamo a Ezechiele eccetera dell'Antico Testamento, quello che i cristiani chiamano Antico Testamento. L'agnello, l'autore dell'Apocalisse, è lo stesso autore del Vangelo. Ora, la tradizione lo chiama Giovanni, io lo chiamerò Giovanni, non perché ritenga che sia un apostolo di Gesù, ma perché la tradizione, o meglio la stessa Apocalisse, parla di un certo Giovanni. Chiunque egli sia, probabilmente un uomo vissuto alla fine del primo secolo, o a cavallo tra fine primo secolo e inizio secondo secolo. E quindi cerchiamo il riferimento a all'agnello, chi è l'agnello in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, e leggiamo in Giovanni 1:29-30. Il giorno dopo Giovanni vede Gesù venire verso di lui e dice: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Scusate, Giovanni 1:29 semplicemente. E poi ancora in Giovanni 1:36: passò Gesù, Giovanni lo guardò e disse: ecco l'agnello di Dio. Quindi, se volessimo prendere la Bibbia letteralmente, e in questo caso l'Apocalisse letteralmente, si sta parlando della sposa di Gesù. La docente universitaria cumranologa Barbara Thiering ha scritto due libri su questo tema. Uno è Jesus the Man, che si occupa dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli, e uno è Jesus of the Apocalypse, in cui cerca di considerare l'Apocalisse, cioè far finta che quello che è scritto nell'Apocalisse sia una specie di codice da interpretare secondo le chiavi interpretative dei simboli, per esempio l'agnello, come ho appena fatto vedere nel Vangelo di Giovanni. E ritiene che quando si parla della sposa dell'agnello si parli di Maria Maddalena, moglie di Gesù; quando si parla del figlio dell'agnello, insomma, si parli di una discendenza. E è un'ipotesi su cui magari parleremo meglio più avanti, in altre puntate. Molto volentieri, Andrea. I studi della Thiering per alcuni punti sono molto affascinanti e molto interessanti, per altri punti scadono nel ridicolo. Quando Ponzio Pilato si lava le mani, secondo lei è una forma di rito iniziatico essenico. Incredibile che Ponzio Pilato potesse diventare un esseno essendo un pagano. Quindi in molti punti arriva, secondo me, a dei deliri. In altri aspetti risultano interessanti le sue tesi. Perfetto, grazie Andrea. C'è una domanda di Enrico che dice: il tempo è vicino secondo il nostro metro o secondo il metro divino? Antonio Eletto risponde: cronologico o psicologico? E Vittoria posta ovviamente il commento di Rivelazione 12:6-14, indica che tra tempi e mezzo equivalgono a 1260 giorni. Sette tempi sarebbero durati il doppio, cioè 2520 giorni. Ma le nazioni non smisero di calpestare il dominio di Dio solamente 2520 giorni dopo la caduta di Gerusalemme. Evidentemente la profezia riguarda un periodo di tempo molto più lungo. In base a Numeri 14:34 ed Ezechiele 4:6, che parlano di un giorno per un anno, i sette tempi dovevano durare 2520 anni. Domanda poi di Marco Enrico De Graia, che dice: domanda per Francesco. Non è possibile che la cosiddetta Apocalisse sia un testo ereditato da altre tradizioni e che sia stato proditoriamente inserito nei testi protocristiani? Ciò perché non vedo legami né con testi veterotestamentari e neotestamentari. Grazie. Come ha detto,
Ah, sì, no, no, solo una precisazione. Prego. Come ha detto giustamente Andrea, ci sono legami con il Nuovo Testamento, abbiamo visto legami simbolici nel caso dell'agnello, ma ce ne sarebbero molti altri, ma ci sono legami anche con l'Antico Testamento, il libro di Daniele soprattutto, che era considerato soprattutto per gli ebrei intransigenti e della frangia zelota come il libro della rivelazione per eccellenza, a cui anche gli stessi esseni in un modo o nell'altro possono essersi forse ispirati, tant'è che il libro di Daniele è stato poi declassato, lo stesso Daniele è stato declassato, tra virgolette, successivamente in quello che è stato il primo concilio ebraico, che è il concilio di Yavne alla fine del primo secolo, declassando anche quella che, ed escludendo in questo caso totalmente, per esempio la Septuaginta, che Septuaginta e il libro di Daniele avevano portato purtroppo ad una interpretazione troppo simbolica, ma allo stesso tempo anche troppo vicina a quell'attesa messianica che ha portato poi allo zelotismo e che ha portato poi alla distruzione di Gerusalemme. Quindi ci sono autori, mi rifaccio sempre, perdonatemi, a Daniel Luma, perché è un'istituzione, nel suo libro Teologia del Giudeo-Cristianesimo, quando parla di Giovanni, ma quando parla anche dell'Apocalisse soprattutto, dice che potrebbero esserci delle influenze, per esempio, essene apocalittiche all'interno, ripeto, potrebbero. Purtroppo, come ho detto prima, i Vangeli sono, soprattutto gli ultimi, e quindi anche la letteratura successiva inerente, è troppo influenzata da troppe tradizioni. Quindi riuscire a scovarle tutte all'interno è opera ardua. Quindi stiamo attenti a comprendere esattamente, sì, potrebbe anche esserci un'influenza di tante tradizioni all'interno anche dell'Apocalisse, però bisogna, secondo me, avere una lente di ingrandimento abbastanza critica e abbastanza attenta. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? No, perfettamente d'accordo con quello che dice Francesco. Aggiungerei solo una cosa su una delle domande che chiedeva: che tipo di tempo, cioè quando tornerà, qual è il tempo? Ma il tempo, se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni dal versetto 20 al versetto 25, si legge: Pietro si voltò e vide il discepolo prediletto di Gesù, quello che nella cena si era appoggiato a Gesù e gli aveva chiesto chi fosse il traditore. Pietro dunque lo vide e disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli disse: se voglio che lui viva fino al mio ritorno, che ti importa? Tu seguimi. Per questo, tra quelli che credevano, si diffuse la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Però Gesù non aveva detto non morirà, aveva soltanto detto: se voglio che lui viva fino al mio ritorno, che ti importa? È questo il discepolo che testimonia quei fatti e li ha scritti. Noi sappiamo che la testimonianza è vera. Gesù fece molte altre opere, se si scrivessero tutte una per una riempirebbero tanti libri. Io penso che neanche il mondo intero potrebbe contenerli. Evidentemente questa attestazione proprio, sono gli ultimi versetti del capitolo dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, attestano come la credenza nella fine dei tempi, che si intendesse secondo la visione zelota, quindi una riscossa ebraica ovviamente protetta da Dio per liberare la terra del popolo ebraico dall'invasore straniero romano, o che si intendesse in termini metafisici e spiritualisti, ma l'idea era che la fine dei tempi dovesse giungere a breve, probabilmente almeno durante la vita del discepolo beneamato. Quindi il tempo era questo originariamente, poi ovviamente come ogni profezia, penso al 2012 che ha fatto imperversare attese di fine del mondo, ma così il 2000 e l'anno 1000, anche se probabilmente l'anno 1000 fu molto meno sentito di quello che si pensa, il 1000 non più 1000 come espressione probabilmente nacque dopo in realtà dell'anno 1000, anche perché nell'anno 1000 ancora esistevano diversi sistemi di computo, quello greco, quello romano, quello cristiano. Non, nell'anno 1000 la maggior parte della popolazione cristiana europea non aveva idea di essere nell'anno 1000, perché non vi era concordanza, quindi in realtà è più una leggenda successiva. Però diciamo un po' tutte le profezie quando non si compiono
si tende a rielaborare i dati, gli elementi per posticipare la data. Beh, io voglio solo ricordare che sulle 70 settimane di Daniele, dalla restaurazione del Tempio di Gerusalemme, è stata fatta una profezia sull'Armageddon e quindi sull'Apocalisse, sulla fine del mondo, oppure sulla fine dei malvagi da parte di Chastain Russell. Quindi voglio dire, tutte queste rielaborazioni di profezie, cioè, hanno fatto i loro bei danni, perché voglio dire, fino a quando uno si fa i suoi studi va bene, ma il punto è quando questi studi poi diventano credenze di vita di persone, che poi lì fanno veramente dei danni catastrofici. Quindi smettiamola di volerci vedere delle cose che non ci sono. Allora, Massimiliano Paleari scrive: non potrebbe essere invece esattamente il contrario? Il Gesù dei Vangeli è una costruzione ideologica di ambienti ebraici ellenizzati, ad esempio Giuseppe Flavio, desiderosi di trovare un modus vivendi con il potere imperiale di Roma attraverso un depotenziamento del messianesimo politico? Risponde Marco Enrico De Graia. Concordo, in quanto il Gesù dei Vangeli è sicuramente diverso dal Rav Yoshua realmente vissuto, e qui gli ambienti ellenizzati dei giudei abitanti in Anatolia ne hanno fatto un personaggio a loro uso e consumo, poi ulteriormente manipolato all'epoca di Costantino per fini politici. Ancora Sergio Pradella: a me pare piuttosto improbabile. Il Gesù dei Vangeli era una figura destinata al mondo greco-romano. Infatti nel mondo giudeo non ha avuto fortuna. Anzi, proprio quando i Vangeli vedevano la luce, la Giudea era stata sconfitta dai Flavi, ma il messianismo sarebbe tornato a far danni ai tempi di Adriano. Sì, io concordo perfettamente con l'analisi di Massimiliano. Perfetto, io adesso un attimo. Nel Nuovo Testamento confluiscono due visioni diverse: il messianismo giudaico, secondo me permea ancora la lettera di Giacomo, la lettera di Giuda e gran parte del Vangelo di Marco, e una visione paolina invece si ha in tutto l'epistolario paolino, negli Atti degli Apostoli, nel Vangelo di Luca e in parte probabilmente il Vangelo di Matteo, in gran parte in realtà, nonostante alcuni l'abbiano ritenuto il Vangelo più ebraico, ma è un Vangelo profondamente antigiudaico in realtà. E poi invece una visione non paolina, ma parimenti estranea all'ortodossia giudaica, nell'Apocalisse di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, nelle lettere di Giovanni, nelle lettere di Pietro anche. Perfetto, allora ho caricato gli ultimi commenti. Gianfranco dice: ci sono apocalissi anche in altre scritture antiche orientali? Beh sì, c'è una lunga serie di apocalissi non canoniche. Abbiamo un paio di apocalissi di Pietro, una gnostica e una non gnostica, solo apocrifa, probabilmente datata intorno al 135 d.C., mentre quella gnostica è più tarda. Abbiamo le due apocalissi di Giovanni, abbiamo l'apocalisse di Paolo, abbiamo una lunga serie di altre, poi l'apocalisse di Adamo, abbiamo una lunga serie di testi apocalittici cristiani, sì. Perfetto. Vittoria Knowledge: Luca 21:5-7, parlando alcuni a proposito del Tempio, delle belle pietre e delle offerte votive di cui era ornato, e gli disse: di tutto ciò che vedete verranno giorni in cui non resterà pietra su pietra che non sia rovesciata. Gli domandarono allora: maestro, quando dunque avverrà questo e quale sarà il segno che tutto questo sta per accadere? È possibile che sia la fine del Tempio, non del tempo? Leggendo serenamente i testi qui riportati, appare chiaro che la domanda rivolta a Gesù riguardava direttamente la fine del Tempio, non del tempo. E sempre Vittoria dice: interessante che il libro di Daniele sia declassato. Sì, solo una cosa. Vai. È probabile, cioè nel senso è probabile che si... Ma probabile, secondo me è più che probabile che Gesù si riferisse al Tempio anche in quel caso, perché è una costante anche dei Vangeli che vi era una precisa accusa nei confronti di Gesù da parte ebraica che volesse
distruggere il tempio. Ora non sappiamo se questa fosse un'accusa falsa o meno, ma è una costante. Non so, magari la distruzione del tempio era stata diciamo così ingigantita dagli accusatori ebraici, perché comunque Gesù aveva tentato una presa all'interno del tempio, che di sicuro, cosa che descrivo nel secondo libro, di sicuro non era passata inosservata neanche ai romani, perché noi, se dovessimo leggere decontestualizzando l'intera narrazione della presa del tempio, dovremmo pensare che i romani non hanno, diciamo così, non sono intervenuti in quell'atto puramente politico, non sono intervenute neanche le guardie del tempio, e che Gesù avesse fatto tutto da solo in un momento specifico della festività ebraica, che era la Pasqua, dove centinaia di migliaia di pellegrini praticamente si traghettavano dall'esterno all'interno del tempio. Quindi un Gesù solitario che fa tutte quelle cose. Quindi è strano vedere tutto questo all'interno del contesto storico che dovremmo, secondo me, conoscere. Quindi magari effettivamente Gesù forse non ha agito da solo, ma ha agito con i suoi uomini, e quindi portando le ire dei romani e anche delle guardie del tempio, quindi provocando forse un episodio di guerriglia non indifferente all'interno del tempio, e magari ha provocato anche episodi di distruzione o comunque di danneggiamenti non indifferenti, portando quindi all'accusa della distruzione del tempio. Magari, ripeto, magari potrebbe essere questa una giustificazione. Sì, anche secondo me vi fu un attacco paramilitare proprio al tempio. Tempio e tempio, la similitudine lessicale è solo in italiano, in realtà in greco il tempio si dice naos, oppure anche hieron o agion, mentre tempo è chronos, quindi non, questa similitudine c'è solo in italiano. Quando parla della fine dei tempi vicina, intende la fine dei tempi, quindi la fine del tempo, chronos, e intende evidentemente la fine del tempo in cui i goim domineranno su il popolo ebraico. Mentre quando parla del tempio, allora ci sono due cose: è possibile che Gesù avesse attaccato verbalmente e anche fisicamente il tempio, sicuramente fisicamente, almeno per quanto riguarda i cambiavalute, gli animali, eccetera. Quando si scaglia contro il tempio, lo facevano anche i gruppi messianisti che criticavano il potere templare, perché sottoposto all'elite sadducea, e il Kohen Gadol, il suo sacerdote, era nominato dal governatore ormai in quest'epoca, dopo la morte di Erode, che precedentemente comunque regnava per volere di Roma, e nominava lui il Kohen Gadol. Quindi ci sta che Gesù si scagli contro il tempio. Poi c'è l'episodio della cosiddetta piccola apocalisse di Matteo, è chiaro che gli autori hanno scritto i Vangeli dopo la distruzione del tempio, quindi hanno in mente ben chiara la distruzione effettiva del tempio che avverrà nel 70. Esatto. Vorrei anche aggiungere che, per esempio, gli Esseni talmente criticavano il tempio e quello che il tempio era diventato a causa dell'establishment ebraico, secondo loro corrotto, avevano creato un loro modello di tempio all'interno, per esempio, della comunità di Qumran. È stato ritrovato attraverso, diciamo così, quelli che sono stati ritrovamenti archeologici. Quindi magari forse attuavano all'interno della comunità stessa dei sacrifici o comunque delle offerte votive a quello che era un surrogato del tempio, ma che per loro era molto più puro, quindi era molto più valido del tempio, che in quel momento era occupato indegnamente da una classe sacerdotale e allo stesso tempo anche politica non degna. Però ricordiamoci sempre questo: nonostante gli attacchi verbali al tempio, sia da parte ovviamente dei gruppi messianisti, da parte anche degli Esseni, quindi critiche sostanziali, nessuno poteva mai comunque pensare di sostituire quel tempio. Cioè, il tempio era comunque parte di quella identità ebraica. Cioè, l'idea di uno stravolgimento del tempio e di un, diciamo così, della creazione di un nuovo tempio è avvenuta con Paolo. C'è Paolo che introduce il concetto di tempio come nostro corpo, e Gesù come nuovo tempio,
che a cui dobbiamo offrire quindi i nostri sacrifici, in questo caso il nostro corpo, il nostro martirio, quello che è. Questa, anche se la questione del martirio poi si evolve successivamente con una letteratura cristiana molto più, diciamo, molto più approfondita. Gli ebrei che, e concludo, gli ebrei che hanno poi, diciamo così, hanno sostituito il Tempio con, diciamo così, con la lettura e con lo studio della Torah, tutto ciò è avvenuto, ricordiamo, sempre post distruzione del Tempio, cioè quindi quando gli ebrei non avevano effettivamente un Tempio a cui rivolgersi e quindi hanno cercato di trovare un surrogato perché costretti, quindi attraverso quella che è la letteratura, il ripensamento, la riflessione di quelli che erano gli scritti dei padri e quello che erano gli scritti per esempio la Torah, quindi da lì poi la tradizione rabbinica successiva, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo anche di distinguere questo. Grazie. Allora, c'è ancora una domanda da parte di Maurizio Fedeli. L'Apocalisse all'interno della tradizione è importante perché se non c'è Apocalisse non c'è il giorno del giudizio. Se non c'è il giorno del giudizio non c'è né premio né castigo. Che ne pensate? Allora, vado io, Andrea, o tu? Sì, prego. Il punto è sempre quello: cosa bisogna intendere per Apocalisse? Perché se per Apocalisse noi vogliamo intendere il giorno del giudizio, si dà un significato nuovo e, a mio parere, decontestualizzato del termine originale di Apocalisse. Quindi sì, se tu vuoi trasformare l'Apocalisse e vuoi farla diventare un qualcosa che originariamente non era, allora sì, puoi inserire concetti come giorno del giudizio, quindi premio, castigo, e quindi all'interno di una tradizione, di un messaggio che tu vuoi effettivamente veicolare specifico, allora sì, è importante. Altrimenti, se noi ritorniamo a quello che era il concetto fondamentale originario di Apocalisse, non c'è un concetto effettivo di premio o di castigo così come noi pensiamo. Il premio e il castigo all'interno dell'Apocalisse, se noi pensiamo per esempio alla letteratura apocalittica ebraica a cui si rifacevano appunto gli zeloti. Aspetta Francesco, ti fermo perché dico ai nostri amici all'ascolto, aprite bene le orecchie perché questo è un altro punto ancora e molto importante. Quindi andiamo a vedere, mi sta piacendo molto questa distinzione che tu stai facendo, andiamo a vedere per chi era questo messaggio e il fatto che si distacca dal suo, cioè Apocalisse non vuol dire distruzione, vuol dire semplicemente rivelazione. Mi sta piacendo molto questo concetto e ti prego di continuare, Francesco. Sì. Stavo dicendo, il concetto di Apocalisse, se noi per esempio pensiamo alla traduzione apocalittica ebraica con il profeta Daniele, a cui si rifacevano gli zeloti, sì, si potrebbe anche pensare a un premio e un castigo, ma era un premio e un castigo comunque che era di questo mondo, era il qui ed ora. Cioè la letteratura a cui si rifacevano gli zeloti era: noi dobbiamo salvare e liberare il nostro, la terra che appartiene a Yahweh, premiando chi combatte con noi, chi combatte per la nostra causa, quindi avrà in premio la terra di Yahweh, la terra liberata, e castigheremo e quindi puniremo, scacceremo, uccideremo quelli che sono appunto i goyim, cioè sono quelli che sono gli stranieri, quelli che sono le genti. Quindi in questo caso abbiamo un esempio specifico, diciamo così, indiscutibile di quello che era premio e castigo del qui ed ora materiale, che è un pochino l'instaurazione del regno di Dio, secondo quella che poteva essere l'idea del Gesù storico, sempre qui ed ora, cioè l'instaurazione terrena del regno di Dio, quindi non una spiritualizzazione dello stesso. Il concetto di premio e castigo invece che si è avuto con l'interpretazione successiva, per esempio l'Apocalisse di Giovanni, è un concetto già più escatologico. Si dice, forse lo aveva già chi ha scritto l'Apocalisse del tempo. Non lo so, perché comunque, come ha detto giustamente Andrea, il linguaggio è fortemente simbolico e volutamente ermetico. Quindi non riusciremo, secondo me, mai a comprendere esattamente il significato vero di quello che volesse effettivamente intendere l'autore originale. Però se noi ci rifacciamo all'escatologia, alle categorie escatologiche che sono inserite successivamente nel testo dell'Apocalisse, allora sì, effettivamente c'è un giudizio finale dopo questa vita, di un premio spirituale ed è un castigo spirituale ed eterno,
però ripeto, questo è frutto invece di un altro messaggio che si vuole veicolare e, come abbiamo sempre detto, è un messaggio che vuole portare ad un controllo, adesso la metto molto nell'estremismo, ad un controllo delle coscienze, purtroppo, che portano ad un condizionamento del proprio stile di vita. Cioè, se tu fai questo, vieni premiato, quindi segui quello che dice quel testo, secondo quel messaggio, secondo quella chiave di lettura che noi ti stiamo dando, avrai un premio nel futuro, altrimenti avrai un castigo nel futuro per l'eternità. Cosa che però, ripeto, nel contesto originale, questo concetto di eterno non c'era, era molto materiale, il premio era subito, era terreno. E allora Paolo cosa fai sostanzialmente? Cioè, in che senso? In quale riferimento perché, a cosa? Perché invece Paolo, distinguiamo questa figura, no? Perché invece Paolo continua a mettere l'accento su un premio celeste, dicendo addirittura che i patriarchi e tutti i personaggi dell'Antico Testamento aspettavano questo dono celeste da parte di Dio? Allora, qua bisogna distinguere sempre l'epistola paolina da quella che è considerata, tra virgolette, canonica, cioè che è stata scritta effettivamente da Paolo, e da quella pseudepigrafica, perché, come ben sappiamo, delle 14 lettere presenti nel Nuovo Testamento, soltanto 7 fanno parte della letteratura paolina accertata. Quindi bisogna anche stare attenti, per esempio, nelle lettere Colossesi si parla molto di questa... Di questa spiritualizzazione di tutto, anche del concetto, per esempio, di un Gesù preesistente, cosa che nelle 7 lettere di Paolo accertate non è assolutamente presente questa cosa. Quindi cerchiamo anche di distinguere questo. Ovviamente Paolo, quando per esempio parla, come ho detto anche prima, quando c'è stata la prima scomparsa, quindi la prima morte della primissima generazione di cristiani, morte che secondo le promesse di Paolo non doveva avvenire, allora è cominciata ad esserci una reinterpretazione ulteriore, ovviamente, delle dottrine. Ed anche questo è stato motivo di Paolo, o meglio, motivo che ha portato Paolo ad un allontanamento, causato ovviamente da queste reinterpretazioni continue e quindi da queste, diciamo così, dalla voce della comunità gerosolimitana che sempre più si faceva sentire e che fondamentalmente lo stava delegittimando nella sua figura di apostolo, che ovviamente era totalmente costruita. Quindi sostanzialmente Paolo, bisogna capire esattamente cosa intendesse anche nel concetto stesso di resurrezione, perché il concetto di resurrezione del cosiddetto soma pneumatico, cioè il corpo spirituale, successivamente ha avuto categorie puramente spirituali, ma nella tradizione ellenistica la resurrezione del corpo spirituale poteva più molte volte avvicinarsi, all'interno anche delle sette misteriche e così via, era più legata a un percorso di conoscenza e quindi di resurrezione interiore. Cioè, io ero un morto che camminava, e questa cosa si avvicina molto a quello che dice Gesù nei Vangeli, no? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Il morto che camminava era un morto che camminava, però poi attraverso un percorso di conoscenze sono risorto a nuova vita. Quindi potrebbe anche essere questo, diciamo così, quando Paolo intende la resurrezione. Però poi, ripeto, questo è un altro discorso che andrebbe al di fuori dal concetto dell'Apocalisse, eccetera, eccetera. Questo però per far capire come Paolo abbia cambiato le carte in tavola successivamente a seconda della situazione che lui stesso affrontava. Ed è una cosa, per esempio, che per esempio un critico di Paolo, un teologo però importante come William Busset, affermava, per esempio, a metà dello scorso secolo. Molto bene, allora rimaniamo sul tema della... Prima, prego Andrea. La prima grande reinterpretazione cristiana è proprio il tema del Messia crocifisso, cioè alcuni miticisti hanno messo in dubbio la storicità, per esempio, del fatto della crocifissione di Gesù. No, per un principio di similità, la crocifissione è invece un fatto storico, proprio perché per la visione ebraica il Messia non poteva fallire,
quindi già il primo problema, la prima reinterpretazione, e quindi l'interpretazione del Messia che si fa portatore dei peccati del mondo come vittima sacrificale, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, lo troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, nel passo che ho letto prima. Quella è la prima grandissima reinterpretazione che la teologia cristiana si trova a dover fare, già nel primo secolo proprio, perché un Messia che viene crocifisso è un Messia che, nella prospettiva ebraica, è un Messia che non libera Gerusalemme, la Giudea, Israele, da Roma. È un Messia che muore. Ecco dunque come lo si fa risorgere perché possa innanzitutto non essere un Messia sconfitto, e lo si fa, e di conseguenza si reinterpreta la sua morte anziché come una sconfitta e dunque l'annullamento della sua figura di Messia da una prospettiva ebraica messianica, gli si attribuisce un altro significato, quindi anziché una sconfitta, e quindi il fatto che Gesù non fosse il vero Messia atteso, come poi non sarà nessuno, perché Gerusalemme verrà sconfitta definitivamente, e gli zeloti, il messianismo verrà sconfitto definitivamente con le successive rivolte giudaiche, in particolare quella di Bar Kokhba, ma gli si attribuisce a questa morte il farsi agnello sacrificale per farsi carico dei peccati del mondo. Quindi questa è la prima immensa interpretazione, il primo trauma con cui la comunità di Gesù entra in contatto, cioè il trauma della morte, della sconfitta del proprio aspirante Messia. Infatti Paolo diceva, piccola parentesi, Paolo scriveva nelle sue lettere scandalo per i giudei per questo fatto e stoltezza per i pagani, perché i pagani non riuscivano a concepire una figura salvifica che però era stata sconfitta in quel modo. Certo. Esatto, che poi era il tema portante del cristianesimo, no? Cioè il fatto che comunque Gesù ha vinto, quindi anche perché lui lo dice esplicitamente, no? Io ho vinto il mondo, quindi diciamo che questa è la credenza popolare. Rimaniamo su Apocalisse. Allora, è chiaro che è impossibile analizzare tutto il libro dell'Apocalisse in una serata sola. Apocalisse è piena di simbolismi e li affronteremo. Vedremo un attimo di smontare appunto questa credenza che sia un messaggio divino per i nostri tempi, quando io personalmente credo che con i nostri tempi non abbia niente a che vedere. Sia dall'interno di Una luce nel buio, rubrica di Eterna Verità Channel. Adesso io vi chiedo una cosa, l'ultimo argomento, visto che siamo addirittura d'arrivo, Rivelazione o Apocalisse capitolo 12, cosa ci troviamo dentro? Prego Francesco, se vuoi iniziare. Allora, devo recuperarlo perché adesso... Apocalisse peccatore sarebbe quello della Vergine che concepisce, giusto? Esattamente. Ok, allora anche in quel caso abbiamo un chiarissimo simbolismo, a mio modestissimo parere, e abbiamo un primo simbolismo se conosciamo quella che è la possibile letteratura dell'autore, che in questo caso, per esempio, letteratura evangelica relativa, sempre se l'autore era quello, ovviamente. In questo caso abbiamo una vergine che concepisce, una bestia che è pronta a divorare il bambino che sta nascendo. Correggimi se sbaglio, Giuseppe. Assolutamente no. È il passo proprio, il capitolo 12, della... la donna vestita come di sole, no? Sì. La bestia, il drago che la insegue. Ok, perfetto. Qui ci sono state molteplici interpretazioni, in chiave gnostica, in chiave puramente cristiana, ovviamente prima interpretazione cristiana e cattolica, e poi successivamente si sono sprecati i padri della Chiesa nel riuscire a dare una spiegazione sommaria e unitaria a questo passo. Perché dico questo? C'è chi dice, ovviamente, a fare finta che, tra virgolette, no? E quindi a leggere il passo puramente letterale, e quindi a entrare subito di impatto nel simbolismo nel simbolismo letterale, che può sembrare un paradosso, del testo, sembra la Vergine dovrebbe essere Maria, la Vergine Maria che sta concependo in quel momento il bambino Gesù, e il drago, cioè il diavolo, che è pronto a divorarlo. Questo è il simbolismo letterale di impatto che arriva a tutti. Poi sono cominciate ad esserci
altre prospettive e altri simbolismi. In questo caso è la Chiesa che in quel momento sta concependo il suo pargolo, è in questo caso le forze del male pronte a divorarlo. Addirittura c'è chi ha traslato questo simbolismo, e cioè che vedeva non nel diavolo ma il mondo tutto questo, o addirittura chi vedeva per esempio la Chiesa del mondo a divorare quindi il Gesù, quindi nel riutilizzare impropriamente il figlio di Dio a proprio uso e consumo. Quindi come vedete i simbolismi sono tantissimi, ovviamente variegati e ovviamente contraddittori anche fra di loro, a dirne tantissimi poi mi sprecherei e ruberei anche la parola ad Andrea e finirei anche con l'annoiarvi. Diciamo che sostanzialmente cosa si vuole dire con tutto questo? Con questo qua si vuole dire che purtroppo all'interno del testo, all'interno di questa specifica porzione di testo, si riesce a trovare tanti significati specifici che sostanzialmente, come ho già detto, sono in contraddizione fra di loro, ma questo fa comprendere anche come il testo dell'Apocalisse sia sostanzialmente un testo fortemente ermetico, come abbiamo sempre detto prima, e che per riuscire a individuare effettivamente il significato specifico bisognerebbe capire esattamente quello che intendeva l'autore originario e cosa intendesse effettivamente con quelle immagini forti. Perché posso fare anche un altro esempio: la donna che partorisce può anche essere la comunità cristiana che in quel momento stava partorendo i suoi, per esempio, i suoi discepoli, che non dovevano essere fagocitati dal mondo. Sto utilizzando anche altre figure che ho utilizzato prima. Però anche in questo caso, chi lo sa, effettivamente. Non so se Andrea sicuramente avrà altre chiavi di lettura o avrà, insomma così, altro da dire. Però genericamente mi fermerei qua io, personalmente. Sì, io sto lavorando a un'altra ipotesi interpretativa di cui avevo accennato anche a Giuseppe di persona, però prima di arrischiarmi preferirei parlare approfondiamola avanti. Prima ecco, diciamo così, è abbastanza esatto, forte allora, perché ci sono diversi elementi interessanti, magari vedrò di scrivere un articolo, di parlare in un'altra puntata dopo aver diciamo proseguito su questa chiave. Anche insomma per non dire dell'inesattezza, per non arrischiare un po' di aver esaminato un po' di altri elementi. Io vi dico soltanto, signori, che è una chiave di lettura che apre molti scenari. Quindi io più che altro volevo soffermarmi su quello che è il ruolo del serpente antico, perché in questo capitolo viene nominato questo dragone, ovviamente, che si porta dietro di sé una scia di stelle, e che perde una guerra. Sostanzialmente il capitolo si apre con una guerra nei cieli, dove c'è questo Michele che sconfigge questo dragone che viene scagliato sulla terra. Ora, questo dragone viene chiamato il serpente antico, l'originale serpente. Prima di farvi la domanda, volevo passare la parola però a Serena, che aveva una cosa da dire. Prego, Serena. Sì. Ci sono due commenti da parte di Stefano Parisi e di Zeus. Stefano Parisi scrive: deve per forza finire la puntata, è troppo interessante. E Zeus risponde: potrei ordinare ad Apollo di non portare il sole, ma poi direbbero che sono un dio rompi puntini puntini. Ecco, questo giusto per darvi insomma l'idea dell'interesse di quella che è la puntata di questa sera, e ovviamente merito vostro, ragazzi, che siete qua con noi. Allora, io vi dico, ci sono rimaste circa 4 ore e mezza di autonomia streaming, quindi per me possiamo andare avanti. Andrea non ha detto niente, quindi mi sa che è d'accordo. Infatti, no, lui è perfettamente d'accordo. Quindi, no, dicevo, cioè, questo serpente può essere ricondotto, cioè l'autore si riferisce a quel serpente lì, Genesi capitolo 3? Allora, questo passo è interessantissimo, del capitolo 12, versetto 9.
e il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico che si chiama Diavolo e Satana ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra e anche i suoi angeli furono gettati giù. Da questo passo dell'Apocalisse trova fondamento tutta la demonologia cristiana, perché è questo il passo che permette di parlare della figura del diavolo, di identificarlo con il serpente antico, quindi evidentemente il Nahash di Bereshit, quindi il serpente della Genesi. Nelle tradizioni extra veterotestamentarie ebraiche, il serpente dell'Eden è identificato come Samael, non quindi con Satana, ma come un'altra figura. Qui invece viene identificato, si parla del diavolo, Satana, il seduttore del mondo, e cosa interessante, colui che fu gettato sulla terra e anche i suoi angeli furono gettati giù. Quindi l'idea di Lucifero, identificato quindi sempre con il diavolo e con Satana, come portatore di luce, quindi il più splendente degli angeli nella leggenda cristiana, che per una ribellione a Dio viene scaraventato giù, gettato giù. E qui si ha anche l'interpretazione in chiave demonologica del termine Nefilim che si trova in Genesi, cioè non dall'aramaico Nafal, che vuol dire alto, ma dall'ebraico, quindi coloro che cadono, coloro che sono stati gettati giù. Qui è un palese riferimento a Genesi. Questo versetto è importantissimo perché crea delle identificazioni tra delle figure che in realtà nella Torah non hanno motivo di essere identificate. Satana non ha motivo di essere identificato con il serpente del Gan Eden, non ha motivo di essere accostato ai Nefilim e tantomeno a questo angelo che viene gettato giù in terra, Lucifero, che in realtà era una divinità latina legata alla luce della stella Venere. Quante cose, ragazzi. Tu, Francesco, hai qualcosa da aggiungere? Allora, aggiungo che questa assonanza si trova anche nel libro di Enoch. Nel libro di Enoch si parla appunto di questo capo di angeli che sono poi stati fatti scendere dal cielo, ovviamente dopo una punizione, quindi magari forse l'Apocalisse di Giovanni ha avuto influenze enochiche, così sì, come gran parte della letteratura cristiana antica. Sicuramente è un fortissimo, sì. Esatto, anche se lì il nome del capo è Semirazza, quindi è completamente differente. Una cosa estremamente interessante qui cioè che nel libro di Enoch si dice quanti fossero gli angeli caduti, e cioè il numero di 200. Infatti, Francesco, scusami se ti interrompo. Sì. La mia opinione è che in questo capitolo si parli di cose avvenute in un remotissimo passato. Esatto, pure secondo me, perché c'è una cosa molto interessante, perché allora lì si parla appunto di questi angeli che sono caduti. Partiamo dal presupposto della guerra in cielo, no? Ok, esatto. C'è stata questa guerra in cielo, sono caduti questi qua, cioè sono, quindi sono stati sconfitti e quindi dal cielo sono scesi sulla terra, e questo si aggrega poi al passo della Genesi in cui si dice appunto che i figli di Dio, in questo caso gli angeli, si unirono alle figlie degli uomini, figlie di Adam, ed ebbero quindi dei figli con loro, e da qui nacquero i famosi Giborim, anche se nel libro di Enoch sono i Nefilim i figli di queste unioni. Quindi intanto c'è questa piccola discrepanza. Ma si dice nel libro di Enoch che sono stati gli angeli a insegnare agli esseri umani, dopo questa discesa, tutte le arti che loro conoscevano. Nel caso delle donne, vabbè, a farsi belle, quindi ad acconciarsi, quindi tutte le arti molto pratiche, estetiche. Mentre gli altri uomini invece le parti, diciamo, pratiche, quelle più interessanti, quelle più, diciamo così, quelle pratiche effettivamente, come per esempio la metallurgia, faccio un esempio,
La cosa interessante è che appunto si parla di questi 200 che sono caduti. Non mi ricordo se era il Faust di Goethe, adesso non ricordo male, non so se ricordo male, poi devo cercare esattamente, si parla di questo passo specifico degli angeli caduti e si dice che quando ci fu questa guerra in cielo, ripeto, non ricordo se era il Faust di Goethe, quando ci fu questa guerra in cielo, cadde un terzo degli angeli dal cielo. Ora, un terzo, cioè 200, un terzo è in realtà 600, il numero quindi totale di questi angeli. Sì. Ecco. Te seguo. Cosa noi sappiamo ovviamente adesso stiamo entrando nella parentesi stronzata megagalattica. Sì, no, ma infatti. Tenetevi forte. Cosa sappiamo noi dai racconti sumeraccadici? Dai racconti sumeraccadici sappiamo che le famose divinità che sono scese dal cielo sulla terra erano il numero di 600. Esatto. Quindi ci può essere per caso un'associazione tutto questo? Ripeto, il fatto che si parla di questo un terzo caduto dal cielo e guarda caso si parla di questi 200 è... ovviamente fa parte di una letteratura di molto successiva, ma davvero di molto successiva ai testi del libro di Enoch. Parliamo appunto, se ricordo sempre bene, il Faust di Goethe. Però è interessante questa cosa, cioè nel senso, se questa associazione del Faust con il numero effettivo degli angeli presente nel libro di Enoch è davvero così, è reale, allora abbiamo un interessantissimo, anche se debole, collegamento, questo filo rosso, con il numero dei 600 di queste divinità. E qui si può associare questa cosa a questo racconto antico che dicevi tu, a cui si riferisce magari l'Apocalisse. Secondo me sì. Come è interessante anche il resoconto che si fa alle sette chiese, no? Alle sette congregazioni. A me è sembrato molto strano, perché a me, ovviamente, è stato insegnato che Dio si riferiva alle congregazioni. No, Dio si riferiva invece all'angelo delle congregazioni. Perché, allora, un attimo che prendo la scrittura, che così leggo direttamente, cioè questo angelo dà agli angeli degli avvertimenti che non sono sempre degli avvertimenti molto molto positivi. Ok, l'ho trovato, eccolo qua. Allora, Apocalisse capitolo 1. Giovanni, versetto 4, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace a colui che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al trono, anche qui i sette spiriti che sono davanti al trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Cioè qui siamo proprio in estasi, proprio da qualcosa di forte, è a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, eccetera eccetera. Poi si passa al capitolo 2, e nel capitolo 2 cominciano quelle che sono i rammemoratori per queste chiese. Infatti dice, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra, e qui molti ovviamente andranno a riferimento a Dragon Ball, perché è stato uno dei cartoni più, le famose sette stelle del drago, no? Qui Dio ha le sette, colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. All'angelo devi dire, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono. Poi c'è l'angelo della chiesa di Smirne. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà,
e ha sempre qualcosa da ridire, perché almeno per i primi tre mi sembra di no. L'angelo della chiesa di Pergamo, io conosco dove tu abiti, cioè là dove c'è il trono di Satana. Sarebbe interessante analizzare queste missive che sono state mandate a queste sette chiese, perché poi prima li elogia, però poi li riprende. All'angelo della chiesa di Pergamo scrive: io conosco dove tu abiti, cioè là dove c'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone. Fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Nicolaiti che compaiono due volte in questo elenco di chiese. Ora, qualcuno di voi può dirmi qualcosa di più sui Nicolaiti? Chi erano in realtà? Prima di tutto un'osservazione. Qui è interessante il fatto che si torna alla critica verso coloro che mangiano carne sacrificata agli idoli. Quindi si torna a una prospettiva veterotestamentaria ebraica in relazione alle proibizioni e alle normative alimentari che Paolo non solo ha eliminato, ma addirittura Luca, suo discepolo, quindi Paolo fa tramite Luca dimenticare, abolire persino a Pietro, no? Che ha tutta questa visione famosa con il centurione Cornelio. È incredibile, anche perché poi nell'epistolario paolino si vede Paolo che si scaglia contro Pietro, dicendo che Pietro, non appena arrivano quelli da Giacomo, torna sulle posizioni di Giacomo, quindi sembrerebbe alquanto incredibile, in contraddizione con la visione del Nuovo Testamento. Però qui si torna all'idea dei falsi profeti, si torna all'idea del peccato in relazione al cibo. Questo è un punto molto interessante. Molto bene. Francesco? No, sui Nicolaiti sono stati... io ammetto un mio grosso errore, cioè che non ricordavo questo passo dei Nicolaiti nell'Apocalisse. Quindi ammetto questo, però appena li ho sentiti mi si è accesa subito una lampadina, perché i padri della Chiesa parlano molto dei Nicolaiti, ovviamente dal punto di vista puramente eresiologico, quindi da, sì, partendo da Sant'Ireneo di Lione, da Ireneo di Lione e così via. Quindi si comincia a parlare appunto di questa setta che dovrebbe essere secondo loro una setta deviata, in quanto si rifaceva a un certo Nicola di Antiochia, che faceva parte del gruppo dei discepoli, che erano a loro volta discepoli degli apostoli di Gerusalemme, che fondamentalmente disprezzavano il Gesù divino, cioè lo definivano Gesù in carne ed ossa. E come tutte le sette gnostiche, facevano una netta distinzione fra il Dio dell'Antico Testamento, come abbiamo detto prima, e il Dio del Nuovo Testamento. Quindi sostanzialmente erano questi, credevano in questo, cioè nel senso che avevano un forte senso di libertà e credevano, quindi, cioè nel senso che dicevano che la fede era una qualcosa che bisognava sviluppare dall'interno. Quindi questo ricordava molto la pratica puramente gnostica della conoscenza che deve essere sviluppata dall'interno e in solitaria, in completa libertà, quindi senza vere e proprie intermediazioni. E non riconoscevano la divinità di Gesù, cioè nel senso Gesù lo definivano quindi un semplice uomo. Ottimo. Bene, io direi che possiamo anche concludere qui la serata, perché comunque, come ho detto prima, sull'Apocalisse ce n'è da dire, perché comunque è un testo che, come abbiamo accennato ampiamente in questa puntata, è criptico, cioè comunque ha un significato
esoterico, no? Prettamente esoterico, perché ci sono dei simbolismi e delle figure che non possono essere effettivamente reali come vederli nella vita di tutti i giorni, no? Un Gesù con la spada che esce dalla bocca, un dragone, una vergine con la luna sotto i piedi, eccetera eccetera. La domanda di questa puntata era se l'Apocalisse è la resa dei conti di Dio. A quanto pare, dalle prime cose che stanno emergendo, sembra proprio di no, cioè sembra che non abbia niente a che vedere col giudizio di Dio verso l'umanità. Quindi mi rivolgo a tutti gli avventisti, a tutti i millenaristi, a tutti coloro che credono fortemente in questa nuova parusia del Cristo, in questa nuova venuta, in questa nuova presenza del Cristo. Rilassatevi un po', andate al mare, giocate con i vostri bambini, giocate col vostro cane, col vostro gatto. Non c'è bisogno di volere a tutti i costi la fine di un sistema malvagio, perché comunque senza di Dio non si può vivere. Probabilmente, come Daniele, il libro dell'Apocalisse non è la resa dei conti di Dio. E io direi di proseguirla domenica prossima, questa puntata, così possiamo andare ad analizzare queste lettere alle chiese, e voi siete d'accordo ovviamente. Sì, sì. Buonasera. Benissimo, allora io ringrazio Francesco Esposito. Grazie a voi. Ringrazio Andrea per la sua bellissima presenza, grazie Andrea per averci raggiunto. Grazie a te Giuseppe, grazie a Francesco Esposito per tutti i suoi interventi, grazie agli ascoltatori. E ovviamente appunto l'ultimo saluto va ai nostri ascoltatori, ai nostri, soprattutto ai nostri amici del forum che ci seguono su eterneverita.com, sezione Eterne Verità Social, sottosezione 20 Live. Io vi rimando a domani sera con lo specchio di Alice, perché comunque ci aspettano Serena Pattaro e Victoria Knowledge. Io prima però di chiudere volevo far sentire un attimo quello che era il messaggio di risposta di Angela, perché ovviamente ha mandato un contromessaggio alla mia risposta, e questa è Angela, la faccio ascoltare. Allora da questo punto di vista hai perfettamente ragione, perché questi esseri di cazzate ne dicono tantissime, e spessissimo proprio ti raccontano queste fiabe alle quali io non credo, e le hanno fatto anche con me, di imminenti catastrofi e via dicendo. Da questo punto di vista è proprio vero, il problema è che poi quelli che hanno scritto queste cose, le hanno messe nei libri che sono ritenuti sacri, continuano a crederci tuttora, e insomma proprio sul terrore che scatena questo la gente insomma segue, no? Tu ne sei qualcosa, mi pare, visto il tuo rapporto con i testimoni di Geova. E la cosa interessante è che vabbè, sì, effettivamente succede ancora, perché la differenza appunto tra i canalizzati e i contattati è che molto spesso questi poi, quando questi esseri raccontano ste stronzate, loro ci credono e cominciano a dare questo messaggio al mondo, basta che vi fate un giro in internet e ne trovate quanti ne volete. Un abbraccio, ciao. Ecco, ringraziamo Angela, e io ovviamente vi invito a seguirla giovedì alle ore 22 su eterneverita.com sezione 20 live, o su YouTube, sul canale YouTube Eterna Verità Channel, alle 22 Angela La Rosa con Alieni e Umani, una questione di contatto. Io invece, come ho detto prima, vi rinnovo l'appuntamento per domani sera con lo specchio di Alice, con Victoria e Serena, e anzi guarda, ti passo la parola per i saluti, così ci spiego un attimo chi ci sarà domani sera e di cosa parlerete. E grazie Giuseppe, allora domani sera avremo come ospite Gabriella Laguzzi, che ringrazio già anticipatamente per averci dato la disponibilità, e l'argomento sarà le donne e le religioni, quindi andremo a trattare proprio quello che è il ruolo della donna nelle varie religioni.
un argomento, io direi, anche abbastanza impegnativo, anche perché lo tratteremo da più punti di vista. Quindi ringrazio veramente Gabriella per averci dato la sua disponibilità a parlare di questo argomento. Io ho detto questo, ringrazio ovviamente tutti quanti, ringrazio di nuovo tutte le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno dalla piattaforma YouTube e tutti coloro che sono stati con noi anche sul forum e che hanno commentato e fatto domande questa sera, che sono state veramente tantissime. Quasi 600 commenti. Esatto. Benissimo, allora io... vi abbraccio, vi ringrazio, vi rimando a domani sera, ore 21:30, allo Specchio di Alice. Da Giuseppe Tamo è tutto, io vi auguro buone riflessioni, una buona notte, un buon inizio settimana e un buon proseguimento su eternaverità.com. Ciao a tutti e buonanotte.